E allora buonasera care telespettatrici e cari telespettatori di In Onda. Per chi colpevolmente non avesse seguito la lunga maratona mentana, gli ultimi aggiornamenti sono questi. Dopo una giornata di stop and go sulle trattative tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la formazione del nuovo governo, alla fine nel pomeriggio sono tornate a parlare le due delegazioni, e quindi si sta profilando uno scenario nel quale domani, durante le consultazioni al Quirinale, nell'ultima giornata, probabilmente si formalizzerà il nome di Giuseppe Conte come premier, quindi Conte bis, di questa nuova coalizione. Ma non è tutto, perché ora sono in corso le riunioni del gruppo del Movimento 5 Stelle, che noi ovviamente stiamo presidiando, e c'è stato nel corso della giornata un grande endorsement, quello di Donald Trump a favore di Conte. Sì, fatto senza precedenti, un tweet del Presidente degli Stati Uniti che parla di un leader non ancora incaricato e si augura che possa governare. Ma tutto questo vi spiega qualcosa di più sulla crisi più pazza del mondo, di cui ieri noi vi avevamo già rivelato l'esito. Il paradosso dei paradossi oggi è che a mediare fra i due agguerriti capi delegazione sia stato proprio l'uomo che fino a ieri era, come dire, considerato l'elemento divisore, cioè sempre lui, Giuseppe Conte. Allora, per spiegarvi tutto questo, il maestro Giannini. Vice direttore di Repubblica, buonasera, buonasera e benvenuto, nonché direttore di Radio Capital. Il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, dalla sede del giornale, benvenuto. E il direttore del Fatto Quotidiano.it, eccolo lì, il mitico Peter Gomez. I nostri collegati da Alzano Lombardo, meglio conosciuto come luogo in cui si sta svolgendo la Bergen Fest, Daniele Bonistalli, e qui vediamo le immagini dove tra poco parlerà, è atteso anche lui, il Giorgetti, uno degli uomini fuori della Lega. Qui veramente vediamo inquadrato Totti, se non ricordo male. E però noi vi possiamo spiegare tutto il resto, in retroscena, il muro contro muro, su che cosa ora ci si vide nell'ultime ore prima dell'imbuto che porta a Mattarella. Fra poco, e pochi Sappino, scusa, non lo vuoi far vedere? Sappino. Ah, Sappino è sempre presente nei nostri cuori. Perché ce l'hai con Sappino. A tra poco. A tra poco. Buonasera, le 20:51 di una lunga, densa e difficile giornata politica, in onda la 7 in diretta, vi raccontiamo il punto delle cose. E chi ha seguito la maratona mentana sa che ormai si è arrivati al nodo, sciolto quello del premier che sarà Giuseppe Conte, c'è quello dei vice premier e degli equilibri stretti nei ministeri pesanti fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Gli ospiti li avete visti, un parterre d'eccezione, ma l'ingrediente, la benzina che ci aiuta a discutere è il racconto di questa giornata fatto dal solito trio di inviati di In Onda. Alessandra Buccini, Francesca Carrarini e Luca Sappino sono stati ovunque dove ferveva la notizia e vi hanno raccontato questa giornata così, con il solito meccanismo thrilling. Dietro a Palazzo Chigi era previsto un incontro tra la delegazione del PD e del Movimento 5 Stelle qui alle 11, ma è saltato tutto. È appena arrivata una nota stampa del Movimento 5 Stelle che dice no ad altri incontri senza un sì a Conte. Sono saltati gli incontri di questa mattina e quindi dovete chiederlo a Di Maio. Problema di ministeri. Dovete chiederlo a Di Maio. Si è interrotto questo percorso, non capiamo perché, speriamo che qualcuno lo riprenda in mano, perché adesso il tempo da perdere non ce n'è più, il Paese aspetta proposte serie e non ci interessa discutere di posti e di poltrone. Ho appena scritto un post anche Alessandro Di Battista, che continua a insistere no ai Benetton, no a Malagò, no ai conflitti di interesse. Di Battista è uno di quelli all'interno del Movimento 5 Stelle che non vuole l'accordo col Partito Democratico. Io non ho sentito nessuno del PD pronunciarsi su questo in questi giorni. Una mattinata di messaggi incrociati, è curioso che proprio dal Partito Democratico si segnali il tweet di Roberta Lombardi, una 5 Stelle molto vicina a Nicola Zingaretti. Lei dice Di Maio spero non anteponga se stesso al Paese. Sta
Senta, fonti del PD continuano a dire Di Maio chiede di fare il vice premier. Non so niente. Non dice nulla, oggi buon non parla. Arrivederci. Sta entrando anche Stefano Buffagni qui a Palazzo Chigi. A quanto pare è ripreso il dialogo tra le forze politiche. In questo momento non diciamo nulla. La partita si sta giocando in questi minuti. Stiamo andando alla riunione con i capigruppo, quindi finalmente il Movimento 5 Stelle? Sì, finalmente abbiamo riaperto il tavolo del programma e alle 18 abbiamo una riunione alla Camera con i nostri colleghi capigruppo. Sui problemi del paese, grazie. E allora questo è il film della giornata che in realtà nel nostro bellissimo che maestria, racconto David. Pura maestria. È come il dado concentrato, quello di Ebig, che lo metti e dà sapore anche, di brodo all'acqua. Sei anche un cuoco, non lo sapevo. Si chiude alle 18 quel film per essere però ancora in pieno svolgimento. Infatti il nostro Sappino si trova proprio lì in attesa anche di capire che si chiuda la riunione del Movimento 5 Stelle. Che succede Luca? Allora David, cosa è successo dopo le 18? C'è stato un vertice che tutti definiscono molto fruttuoso tra i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle e del PD alla Camera. Tutti hanno detto un vertice in cui si è parlato solo di programmi, di cose da fare nel prossimo governo. Alla fine di quel vertice il Movimento 5 Stelle si è riunito qui a Palazzo Chigi, in realtà nello studio di Di Maio ci sono Patuanelli, Duva, che sono i capogruppo di Camera e Senato, e i ministri Fraccaro, Bonafede, il sottosegretario, l'ex sottosegretario, insomma sottosegretario uscente, Spatafora. Questo rende abbastanza inutile, la parola non è mia ma è del senatore Alberto Airola del Movimento 5 Stelle, l'assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, che è in corso invece alla Camera. Il protagonista di questa giornata, non vi so dire se è a Palazzo Chigi in questo momento, diciamo le voci sono contrastanti, è Giuseppe Conte che, come diciamo chi ha seguito la maratona sa, oggi pomeriggio si è poco prima di questo vertice esibito in un acquisto in un negozio di telefonia ed è stato ripreso in una lunga telefonata ricevuta dal Movimento 5 Stelle, non è quella una delle telefonate di Nicola Zingaretti, ma era una telefonata del Movimento 5 Stelle che lo aggiornava proprio sulla trattativa che si è sbloccata, come avete visto, pochi minuti prima dell'inizio della cabina di regia, del caminetto, avremmo detto in altri tempi, del Partito Democratico, che aveva preteso un protagonismo di Conte e un passo indietro di Di Maio. Poi andremo più avanti, se volete, ai nodi della trattativa ancora in corso. Allora, Giannini, Fontana e Gomez, a che punto siamo? In questa serata, in attesa, non ci saranno sorprese, della fine di questa riunione dei gruppi del Movimento 5 Stelle, domani si apre la giornata decisiva. Alle 10 il gruppo delle autonomie al Senato aprirà l'ultimo giro di consultazioni del Quirinale e salvo, come si dice, sorprese dell'ultimo minuto, il capo dello Stato dovrebbe conferire il mandato a Conte. Sbaglio? No, direi di no. Mi sembra ormai la crisi avviata verso una soluzione. Se sarà felice oppure no, lo diranno i fatti dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Io su questo ho qualche perplessità. Però se stiamo all'oggi intanto... Sì, poi ne parliamo. Esatto. Sì. L'unica cosa che si può dire è questa. Riprendendo le cose che raccontava Luca Sappino adesso, una telefonata ti allunga la vita, si può dire, perché oggi Conte è l'uomo del anche giorno. Anche un tweet. Sì. Anche un tweet d'oltreoceano. In questi casi anche un tweet, esattamente. Stavo per dire proprio questo. Perché? Perché al di là di tutto, alla fine anche il Movimento 5 Stelle oggi segna un punto a suo favore, questo bisogna dirlo. Siamo partiti da un veto assoluto che il PD aveva posto su una ripetizione di un governo guidato da Conte. Alla fine il risultato finale di questa giornata ci dice invece che il PD Conte lo ha ingoiato. Quindi bacia un rospo che è diventato principe. Questa sera è diventato principe, domani probabilmente lo sarà anche dal punto di vista formale. Dopodiché è chiaro, i problemi rimangono e sono tanti. Nessuno può credere, io per primo, ma credo chiunque sappia un pochino di politica, non crede che tutti i vertici ai quali abbiamo assistito nella giornata di oggi fossero dedicati alla stesura del programma. In realtà si sta cercando di mettere a posto
le caselle del governo che verrà e quindi i ministeri. Il problema più grosso a questo punto, sotto il profilo politico, è che cosa fare di Di Maio, perché ripeto, il 5 Stelle ha incassato un risultato facendo ingoiare al PD Conte Premier. Pretendere addirittura di avere anche Di Maio vice premier sulla base del e il Viminale, che sembrava avesse chiesto anche quello stamattina, sulla base del presupposto che Conte non è in quota ai pentastellati ma è super partes, sarebbe stato veramente troppo. Allora adesso il punto è solo questo. O ci saranno due vice premier. Esatto, ma io alla fine credo che se ci saranno due vice premier, posto che, questo mi sembra un dato oggettivo e io auspico che vada così per il bene del PD, Zingaretti non entrerà in questo governo, non credo che uno dei due vice premier possa essere Di Maio. Secondo me dovrà fare un passo indietro anche Di Maio e i due vice premier magari potranno essere altri due esponenti, per quanto autorevoli, uno del PD, uno del Movimento 5 Stelle. Perché Di Maio soltanto come vice premier e un altro vice premier del PD di profilo minore squilibrerebbe troppo la formazione del governo. E questo già dice molto, secondo me, sulle difficoltà con le quali questo esecutivo, se domani tutto sarà confermato e se poi otterrà la fiducia in Parlamento, come credo sia scontato a quel punto, prenderà il largo e tenterà di governare per la legislatura, ma credo che di questo parleremo sì, sì, certo, più in là. Ovviamente. Allora, direttore Fontana, anche tu fra l'altro non hai creduto, almeno notando la prima pagina del Corriere di ieri e di oggi, a tutte le voci di disinformazione che dicevano l'accordo saltato, Conte non sarà premier, viceversa anche quelle di parte grillina che dicevano non si arriva, non ce la facciamo, non lo ingoiamo. A me sembra che in questo momento i vertici annullati della mattina, i messaggi dei comunicatori in qualche modo nascondono la vera posta in gioco, cioè i due leader hanno venduto molto fumo ma anche per tenere serrati i dissensi dei loro eserciti. A me ha impressionato come il messaggio di Di Battista, che in altri tempi avrebbe creato un terremoto, si è spento nel rumore della giornata, e come allo stesso tempo anche il ruolo dell'opposizione, della minoranza del PD sembra in ombra, cioè in questo momento il PD paradossalmente sembra per la prima volta unito. Allora ti faccio la domanda delle domande che si fanno gli italiani oggi. Questa condizione, acqua per Telesi, si ripeterà anche durante la vita del governo? È drammatica questa domanda, mi sono commosso. Acqua per Telesi. Acqua alle corde. Sì. Penso proprio di sì. Naturalmente questo governo sta nascendo con una fatica enorme, anche perché vanno messe da parte scontri e ruggini che si sono accumulati in questi anni. Se ci pensate, è la terza volta che Movimento 5 Stelle e PD provano a fare un governo. Le prime due volte hanno fallito e non ci sono riusciti. Devo dire che per fare quello tra la Lega e il Movimento 5 Stelle ci sono voluti quasi tre mesi di un tormentato post elezioni dell'anno scorso, quindi da questo punto di vista c'è quasi un passo più accelerato. E noi partivamo con due leader che per opposti motivi non avevano una gran voglia di fare questo governo. Zingaretti, sappiamo che dentro il Partito Democratico era probabilmente l'esponente politico con meno voglia di imbarcarsi in un'avventura con i 5 Stelle, e Di Maio ancora subiva, come dire, fortissimamente la nostalgia del passato, anche perché sapeva che questo presente e i fatti di queste ore lo stanno dimostrando, per lui sarebbe stato un presente con un ruolo minore. Sicuramente Conte avrebbe preso la leadership del governo e del movimento, sì. Di Maio subisce un ridimensionamento che ha cercato anche con diverse impuntature in questi giorni di
di evitare. Questa è la situazione. Poi naturalmente tra un po' sapremo come va l'assemblea dei 5 Stelle, abbiamo visto Di Battista, ma abbiamo visto anche Dettori e Bugani che sono soci di Casaleggio nella piattaforma Rousseau, quindi c'è, come dire, ci sono tante anime, tante contrapposizioni, è un governo che nasce un po' in uno stato di necessità, evitare le elezioni, cercare di dare una prospettiva. Zingaretti lo voleva di svolta, se sarà di svolta voglio dire, ce lo diranno solo i fatti. Per il momento perlomeno registriamo la fatica, registriamo la tanta continuità e la nascita di un nuovo leader nel mondo dei 5 Stelle che è Conte. Su questo tra l'altro c'è anche, come dire, la certificazione di Trump da questo punto di vista. E ora la apriamo, tutti i quella. Sono andati a posto. Apriamo ora tra poco la parentesi, come dire, d'oltre oceano. Sorrideva. Non alle parole di Fontana, ma perché è venuto come sempre a quest'ora in visita pastorale Mentana. È vero, dettagli dal dietro le quinte, ma giusto. A benedire lo studio. Nei particolari si annida, il diavolo si annida nei particolari. Allora, Peter Gomez, supplemento d'indagine, manteniamo un attimo il nostro punto di osservazione sul Movimento 5 Stelle, quindi proviamo a fare un focus su questo. Di Maio ad oggi ricopre 4 ruoli sostanzialmente, perché è il leader del Movimento 5 Stelle, capo politico del vice premier, ministro del lavoro e sviluppo economico. È vero che i due ministeri sono stati accorpati, ma diciamo formalmente Di Maio oggi, possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, ricopre questi 4 ruoli importanti. Allora, diceva il direttore Fontana poco fa, non è da poco, diciamo, questo nuovo ruolo che i 5 Stelle hanno assegnato a Conte. Dal tuo punto di vista e per tua conoscenza, quello che abbiamo visto nel corso della giornata è questo, cioè cercare di capire che ruolo assegnare a Di Maio per non indebolirlo troppo sia internamente sia esternamente al movimento? È un po' questo quello che è accaduto secondo te? Certamente, ma non solo. Certamente Di Maio sa che uscirà ridimensionato da questa vicenda, però bisogna vedere a che ministero finirà. E però c'è anche una questione che riguarda tutte le altre caselle del governo. Il Partito Democratico, ovviamente, come in corso di ogni trattativa, ha cercato di prendere più caselle possibile. L'avete visto, girava un elenco delle richieste del Partito Democratico nell'incontro di ieri notte, ed era un elenco lungo con tutti i ministeri più importanti. E quindi non si gioca solo la partita su Di Maio, ma sui ministeri, e che non è una semplice una questione di poltrone. Certamente in questo momento uno dei motivi per cui si è fatto il governo, non il principale, è che all'interno di entrambi gli schieramenti nascono tantissimi appetiti, c'è gente che pensa al posto di ministro, di viceministro, sottosegretario, posti di sottogoverno, questo come accade sempre, ma anche perché non è indifferente che tipo di ministro metti, insomma all'ambiente puoi mettere, lo diceva bene Mentana durante la diretta, Greta Thunberg o il vecchio acciaiere Riva dell'Ilva prima maniera. E dato che non si potrà discutere di programma visto i tempi, saranno i ministri i nomi sono i programmi, perché alla fine il programma è certo. I nomi sono i programmi, e su questo credo che domani, se finiscono domani, perché mi pare di capire che ci sia stata una nota del Quirinale, fonti del Quirinale che dicevano tutto finisce domani, poi eventualmente daremo al premier che è incaricato dell'altro tempo per completare la squadra. Allora, Massimo, c'è un hashtag divertente che impazza nella rete, Giuseppi, perché era un errore che ha fatto Trump sbagliando il nome di Conte. Forse perché sono due, no? È uscita una battuta ancora più divertente, allora la discontinuità dei nomi è stata garantita. Ma a parte questo dettaglio, a me ha colpito questo endorsement di Trump, e forse dovremmo spendere qualche parola in più, perché questa crisi è anche ambientata in uno scenario internazionale. Parte da Mosca con Savoini, fra l'altro c'erano tanti dubbi, quale può essere il servizio segreto che ha tirato fuori questo audio, l'ha registrato, chi è che può avere tanta insofferenza per lo sbilanciamento pro-Putin di alcuni leader del Carroccio,
E secondo me un po' di risposta c'è in questo moto di soddisfazione, cioè tornate atlantici con un uomo, un Giuseppi che a noi piace. Eccolo, assolutamente il twist, sì. Intanto mentre parli, scusami Massimo, poi lo vediamo, perché anche qui le parole hanno un loro questo peso. Questo è quello corretto, questo Giuseppe, è quello corretto, corretto. Cioè, usa, si corregge anche. Usa la parola proprio rispetto, nel senso di persona di sembra mettersi bene, no? Per il primo ministro della Repubblica. Io credo che Cuba. Purtroppo sembra assurdo, ma non sia arrivata una parola così esplicita neanche per De Gasperi negli anni 50. Cioè, proprio perché c'era un rapporto ombelicale, era impensabile che un presidente degli Stati Uniti desse un'investitura, cioè, che lo definisce tipo. Uomo Massimo lo definisce un uomo di talento, un uomo di grande talento che speriamo rimanga primo ministro, un uomo di grande che speriamo rimanga. Come lo interpreti tu questo? Beh, insomma, parla da sé, no? Una delle ragioni per le quali questo governo nasce, lo accennava prima Peter Gomez, ne diceva una, ce ne sono a mio parere diverse. La prima fondamentale è la paura di tornare a votare dei due partiti che si accingono a formare il nuovo governo. E questa è già una tara democratica, a mio parere, abbastanza inquietante, tutto sommato, perché la paura di dare la parola agli italiani e far esprimere il popolo di fronte ad una crisi di governo, secondo me, ci deve sempre far molto riflettere. Dal punto di vista del Partito Democratico, la seconda ragione fondamentale è più tattica, se vogliamo, ed è un'occasione formidabile, perché il PD è il partito che esce sconfitto da 2 anni consecutivi da tutte le consultazioni elettorali, il referendum di Renzi, 7 regioni perse, poi le politiche e infine anche le europee che sono state... Però invece le europee, l'inversione di tendenza ha rivitalizzato, ha dato a Zingaretti la forza di poter fare questa operazione. Una piccola inversione di tendenza, ricordiamo però Luca che anche in quelle elezioni il Movimento 5 Stelle perde 6 milioni di voti e il PD non intercetta neanche un voto di quei voti in uscita dal Movimento. Quindi insomma, diciamo che viene da 2 anni di sconfitte. Questa circostanza politica ridà una centralità al PD incredibile, quindi io capisco, unita a questo anche la sete e fame, l'appetito di poltrone che c'è, giustifica la nascita di questo governo. Allo stesso modo lo giustifica anche per il Movimento 5 Stelle, per il quale non c'è il rischio democratico che invece c'è per buona parte dell'elettorato del PD, perché Salvini che governa da solo chiedendo pieni poteri è un problema democratico che l'elettore del PD può avvertire, così come lo Stato Maggiore del PD può avvertire, non lo può avvertire lo Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle che con Salvini ci ha governato 1 anno serenamente. Certo. Quindi, detto tutto questo, tornando a Trump, un'altra delle leve fondamentali che spinge questo governo a nascere, lo dobbiamo riconoscere, è, diciamo, la tutela e l'esigenza di preservare un ordine mondiale, perché diciamolo chiaramente, un ordine mondiale esiste, c'è, sono le esecrate elite, sono i tecnocrati, chiamiamoli come vogliamo, però tutto quello che rappresenta una minaccia all'ordine costituito viene guardato dalle cancellerie e dalle tecnostrutture con qualche preoccupazione. Salvini era una minaccia a questo ordine costituito. Non sto dicendo che necessariamente fosse una minaccia democratica, lo era per l'Italia, lo era un po' meno per l'Europa, ma per l'Europa era una minaccia perché rimetteva in discussione tutta una serie di certezze, giuste o sbagliate che siano, adesso non entro nel merito, che però erano state acquisite e conquistate nei decenni. Questo spiega il tweet di Trump, che ha avuto, essendo il personaggio che è un populista a sua volta, molto sfrontato, ha fatto una cosa che credo nessun'altra delle cancellerie internazionali farà in queste ore, forse dopo senz'altro sì, quando il governo sarà nato, ma prima, consultazioni aperte in corso, un endorsement di questo tipo non si è mai visto. Però dietro, a mio parere, c'è esattamente questa spinta. E ricordiamoci, e cioè, che le elite spingono, cioè, su questo, perché quando Salvini andò a Washington non fu ricevuto. Non Trump. Fu ricevuto da Trump, ma soltanto dal direttore Fontana. No, ma per intenderci di quello che sta accadendo, neppure quando ci fu la guerra in Iraq e Saddam Hussein era, diciamo, sotto assedio, venne in qualche modo con tweet, magari forse all'epoca non c'erano, ma vennero fatti comunicati ufficiali dicendo speriamo che il dittatore se ne vada presto o ritirato addirittura l'ambasciatore. Certo. Questo è un fatto davvero, è un'anomalia nuovo. Assoluta. Mi piace quando porti il valore aggiunto dei riferimenti storici della tua cultura enciclopedica. Ti voglio bene. Direttore Fontana, ti voglio veramente bene.
Andrea Cappelli, che il grande pubblico ancora non conosce, ma forse conoscerà, il portavoce di Nicola Zingaretti, mi ha colpito che nel pieno degli incontri annullati sono saltati i tavoli, insomma quella cronaca i nostri inviati hanno coperto così egregiamente, metteva nella sua chat una torta, che è la torta dei nomi citati sui giornali e sulla rete, in cui con grande soddisfazione salutava questo dato: il primo citato è Di Maio col 23%, il secondo citato più citato è Zingaretti col 19-89% delle menzioni, il terzo più citato è Conte proprio lì 19-62%, il quarto e ultimo fanalino di coda, cosa che probabilmente a Cappelli ha dato una grande soddisfazione, è Salvini. Però partirei da questo dato, che è un dato matematico, per quanto ovviamente ci sia una lettura suggerita, e ti vorrei chiedere, Salvini in questo momento è veramente, se con l'investitura di Conte, finito nell'angolo, cioè ha perso il cono mediatico che aveva sfruttato con quella capacità che tutti gli riconoscono in questi giorni e in questi mesi? Salvini ha sicuramente perso il tocco magico, io credo che l'abbia perso in questa estate tremenda che è iniziata prima che con la crisi di governo dai diversi show sulle spiagge italiane. Questo naturalmente ha avuto un effetto, l'effetto è stato un effetto politico. Salvini è sicuramente in questo momento fuori dalla capacità di influenzare la direzione che sta prendendo il Parlamento, si è trovato in un angolo, ha sperato, facendo anche delle giravolte abbastanza singolari, di riaprire la discussione con i 5 Stelle, addirittura proponendo a Di Maio di fare il Premier dopo aver accusato i 5 Stelle di essere il governo del no, ma ha trovato la strada sbarrata, la strada delle elezioni. Che tutto questo diventi anche una crisi di fiducia e di rapporto con gli elettori e con gli italiani, su questo ho qualche dubbio in più, perché poi le tante cose di cui parliamo noi, le tante cose di cui si discute in Parlamento e nel circuito dei media e dei giornali, spesso non hanno la stessa sintonia con quello che pensano gli elettori. Ci sono ancora tante questioni rilevanti, come quella dell'immigrazione. Credo che ancora la forza politica ed elettorale di Salvini sia forte, ma sicuramente ha subito un colpo, il primo vero colpo da quando ha iniziato la sua avventura politica, che ha portato la Lega dal 4 quasi al 35%. Peter Gomez, cerchiamo ancora di capire che cosa sta accadendo in queste ore all'interno del Movimento 5 Stelle, in attesa poi di seguire in diretta la fine della riunione dei gruppi parlamentari. La tua sensazione qual è? Cioè, che tipo di dibattito c'è all'interno del Movimento? Oggi abbiamo assistito, ve lo facciamo vedere, a uno scambio in rete tra diciamo due dirigenti del Movimento 5 Stelle. Da una parte un post evocato poco fa da Telese, durissimo, di Di Battista. Però mi duole dover dare ragione all'amico Telese, che in realtà è sparito nel giro di pochi minuti. Cioè si è riassorbito. lo so, ma todo cambia, amico caro. Cioè Di Battista qua lancia un affondo durissimo proprio nei confronti della trattativa diciamo bloccata, no ai Benetton, no a Malagò, no ai conflitti di interesse. Ora, al di là del titolo, comunque Malagò è una cosa singolare, il punto non è Malagò, è il terzo punto, che dice che si realizzi una legge durissima sui conflitti di interessi. E poi alla fine dicendo: il nemico principale degli interessi dei cittadini è lo Stato occulto, a me interessa contrastarlo, sono le mie idee e le idee devono restare protagoniste. Io non ho sentito nessuno del Partito Democratico pronunciarsi su questo. Ha replicato a Di Battista in modo altrettanto duro e forse durissimo. Lo possiamo vedere un altro dirigente dei 5 Stelle, che sostanzialmente Luigi Gallo, senza pochi giri di parole, con un linguaggio dritto, ha detto: chi esplicitamente sta perseguendo la strada del voto o del ritorno, ecco l'accusa, con la Lega contro la volontà del gruppo parlamentare di Beppe Grillo, non può dettare condizioni a nessuno, un'altra occasione persa per stare in silenzio, hashtag Conte 2. Ora, siccome gli indizi in queste nostre giornate sono determinanti... Sai che la prima volta, oltre alcune parole fuggite dal SEN, che c'è la sanzione
di una minoranza dentro il Movimento 5 Stelle. Sì, ma è anche la prima volta che, come dire, siccome i panni sporchi eravamo abituati a vedere i panni sporchi si lavano in casa, e qui, caro Peter, siamo di fronte, come dire, peraltro a Di Battista, no? Che è una bandiera storica del Movimento, anche più di pancia. Come lo interpreti tu questo evidente malumore? Di Battista voleva andare alle elezioni, non voleva tornare dalla Lega, voleva andare alle elezioni convinto che il Movimento potesse avere un buon risultato. E c'è una parte degli storici, veran pochi diciamo, che certamente non vorrebbero questo accordo col Partito Democratico. Lo vuole Beppe Grillo. Beppe Grillo oggi ha pubblicato un post che ha chiuso i giochi da questo punto di vista. Raffigura un uomo, cioè lui, Beppe Grillo, che come Mosè apre le arque, indica la strada, parla con Dio e dice adesso fate voi e mettetevi d'accordo. Vedete, il Movimento 5 Stelle, che come il Partito Democratico non ha i voti per governare da solo, nell'esperienza della Lega ha perso solo consensi, esattamente come il Partito Democratico ha perso solo consensi quando ha governato con Monti e quando ha governato con Berlusconi. Se per caso da questa unione, ritengono altri esponenti del Movimento 5 Stelle, esce fuori un programma che guarda davvero all'ambiente e alla gente, agli ultimi, può darsi che entrambi i partiti incomincino a ricominciare a riguadagnare consensi, ma da questo punto di vista è sicuramente una scommessa. Si sa solo che il Movimento 5 Stelle ha perso 6 milioni di voti dall'unione con la Lega. Quindi tu dici, questo spiegherebbe anche l'accelerazione che nelle ultime ore hanno fatto sì che sostanzialmente l'accordo diventi realtà. Non so se Fontana su questi movimenti all'interno del 5 Stelle, su queste voci di dissenso che ci hanno un po' stupito, segnano anche un salto, non so se di qualità, ma insomma di cambiamento del Movimento 5 Stelle. Cioè, e mettiamoci sopra anche lo strappo di Paragone, che sostanzialmente vota la fiducia. Non vota la fiducia ed è sempre stato però anche molto netto su queste posizioni, ma come dire, trovi, e la questione Rousseau poi, caro Fontana, ieri voi avete scritto un interessante articolo in cui ci avete spiegato bene nel dettaglio quali sono le dinamiche del voto sulla piattaforma Rousseau. Come verrà risolto questo aspetto con la propria base? Allora, per la prima volta il Movimento 5 Stelle in una maniera evidente dimostra quanto all'interno ci siano differenze profonde, differenze di linea politica ma anche differenze di personalità. D'altra parte è un movimento che viene da una sconfitta, la ricordava Peter Gomez, da una sconfitta clamorosa alle europee, di cui anche Di Battista è stato protagonista, iniziando una campagna spesso dai toni altissimi. Scusa se ti interrompo, facciamo solo l'ingresso e proviamo a rubare due battute a Giorgetti della Lega. Siamo in diretta sulla 7. Scusa, direttore. Ci dica solo se in questo momento c'è ancora un forno aperto. Canali ce ne sono con il Movimento 5 Stelle? Tutto chiuso? Penso che facciano il loro bel governo, non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Adesso cosa farà la Lega? Come si comporterà? Sì. Sì. E questa crisi di governo può portare qualche ritardo? No. Oggi hanno fatto la riunione, giustamente, gli enti locali a Milano. Qualsiasi governo ci sarà, farà la legge olimpica che abbiamo concordato, non c'è problema. Non sono qui si parla dei giochi, ovviamente. Beh, tanto non si faceva dei giochi olimpici. Ma Salvini aveva evocato le piazze, Giorgetti. Che farete adesso? Bravo. Allora, questo è Giorgetti che in diretta lo vedete, sta salendo sul palco della gente della Bergenfest, dove tra poco interverrà peraltro con Toti. Ridiamo la parola subito a Fontana, perché certo, secondo me abbiamo strappato col tempismo pazzesco i Bonistalli la vera micronotizia, cioè il forno è chiuso ora. Che dici, direttore? È contro il popolo italiano. È chiuso contro il popolo italiano e si stanno facendo il loro governo. Sì, mi pare che sia decisamente chiuso, nel senso che
Anche se questo tentativo, e non penso che sarà così, tra Movimento 5 Stelle e PD dovesse andare male, credo che sia molto difficile ricostruire la vecchia alleanza tra Movimento e Lega, cioè l'alternativa alla fine di questo tentativo, se mai ci fosse, ma non credo sarà così, sarebbero le elezioni. Quindi da questo punto di vista Giorgetti prende atto di quello che è accaduto, anche Di Maio, che era il più disponibile, ha praticamente rinunciato e ha cominciato a trattare in una maniera diversa, cosa che non ha fatto almeno nei primi due giorni concessi da Mattarella. Naturalmente ci sono ancora dei passaggi molto delicati, e uno lo avete ricordato, che è questo tentativo di portare rapidamente al voto sulla piattaforma Rousseau l'alleanza. La piattaforma Rousseau è gestita da personalità che hanno molta diffidenza verso questa nuova esperienza di governo. Sui social dei 5 Stelle c'è stata una valanga, è arrivata una valanga di critiche al tentativo di formare un governo con il PD, quindi chi in questo momento è minoranza assoluta nei gruppi parlamentari forse tenta il riscatto con questa strada, che fa più appello alla tradizione del Movimento 5 Stelle e al suo rapporto con gli iscritti sulla piattaforma. E siccome tutto il mondo guarda la 7 in diretta, credo che Di Stefano stia rispondendo a te con un tweet ideale, perché l'Ansa batte ora, esattamente adesso, questo flash di Di Stefano, sottosegretario pesante della squadra di Magliana dentro il governo, che dice: la base sta vivendo lo stesso scossone, cioè la nostra base, la base dei 5 Stelle, vissuto al momento dell'alleanza con la Lega. Per me Lega e PD pari sono, l'importante è che il paese cominci a parlare la lingua del movimento. C'è la chiave di questa tutto. È la vera risposta a c'è la chiave Fontana. Di tutto. Sì, però mini spot, no, 60 secondi. Ma non sono 60, sono e meno. Poi torniamo, è una pubblicità che vola. Telese è una TAS. Telese è una TAS. Poi torniamo e vediamo questo blob Movimento 5 Stelle PD, quante se ne sono dette. Tra poco. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Colgo l'occasione per smentire per l'ennesima volta l'ipotesi di governi PD 5 Stelle. Sto ricevendo in queste ore accuse di un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD. Sono stato quello che ha attaccato di più il PD. Sia sereno, sto sereno. Guarda. Vedi tutti i valori che hanno dissipato il Partito Democratico. Guarda. Il Movimento 5 Stelle ha sigillato l'inciuccio. Ciao. Di Maio sa che nel prossimo giro non è lui il candidato Presidente del Consiglio. A parte Gigi Di Maio, lo capiscono tutti. Loro il partito non ce l'hanno, hanno un capo, un blog ed è tutto facile. Chi non si adegua al blog viene espulso. L'unico gruppo politico che finora si è sottratto completamente al confronto sui temi è stato il Partito Democratico. Se volevano fare la rivoluzione, l'hanno tradita per 4 poltrone. Tu sei una persona buona che rappresenta un potere marcio che noi vogliamo cambiare totalmente. Beppe, quindi almeno un minuto me lo devi dare. Non te lo do più. Allora, queste sono, come dire, una parte del racconto. Minima. Di quanto si sono detti, no? Massimo parte. Giannini. Però poi la politica è anche quella di, non dico superare, però di costruire un nuovo progetto. Non ci credi? Non credi possa essere possibile un progetto di legislatura? Perché qui nessuno parla di un governo. Sì, a no, tempo. Ne ha parlato solo Renzi col primo strappo che ha dato nell'intervista al Corriere della Sera. Poi Zingaretti ha virato su un qualche cosa di un po' più ambizioso, quantomeno. Io non so se questa ambizione è ben riposta o mal riposta, perché al di là del tanto odio che si è prodotto tra queste due forze politiche, lo dicevi un attimo fa, David, la politica poi è l'arte del possibile, ha una quota di cinismo, ha una quota di opportunismo,
la coerenza è l'ultimo rifugio delle canaglie, come spesso si dice. Giuliano Ferrara è fissato con questa formula, quindi oggi ha duellato l'elefantino. Esatto. Non ci scandalizziamo per la mancanza di coerenza, per quanto un pochino io da progressista un problema lo avverto a pelle proprio, però mi rendo conto, la politica può avere le sue ragioni in questo momento. Come dicevo prima, l'unica ragione che io vedo a sinistra per accettare un testacoda di questo tipo è l'allarme democratico al quale facevo cenno prima. Una bellissima intervista di Rino Formica, uscita qualche giorno fa su Huffington Post, diceva puntualmente: Salvini, che chiede pieni poteri e va a elezioni, nei prossimi due anni si eleggerà il suo Presidente della Repubblica, il suo CSM, la sua Corte Costituzionale. È un problema, lo capisco, è un gigantesco problema. Io non penso che il fascismo sia alle porte, penso che il leghismo sia già dentro casa, e quindi sono allarmato. Capisco che per una buona parte di elettorato e anche di gruppo dirigente del PD, quindi, occorra fare qualunque cosa per impedire che questo accada, che Salvini governi da solo. Forse perché è un problema ancora per l'elettorato. Però completo il ragionamento con la seconda parte, rispondendo a quello che dicevo, che mi chiedeva David, e cioè, detto tutto questo, compresa questa esigenza, il rimedio è migliore del male? Non lo so, perché, ripeto, a prescindere dagli odi, se facciamo un elenco banalissimo di tutti i temi che andrebbero messi su un contratto alla tedesca, come si è detto, non c'è tempo per farlo, la politica non è racchiudibile in un contratto, ma viceversa, si produce nel giorno per giorno, nel fuoco della battaglia, con problemi che vengono fuori che tu non avevi mai previsto. Ecco, far convivere queste due forze, uno dei cui sottosegretari più importanti, l'abbiamo visto un attimo fa, Maglio Di Stefano, dice: Lega e PD per me pari sono. Beh, a me inquieta, io non sono affatto convinto che questa nave che sta partendo... Ma quella è una parola detta apposta per parlare alla base va che bene, immaginare pure... che si punta sempre verso il sol dell'avvenire. Luca, capito? Il problema è che al di là della... Bisogna capire i codici. Sì, al di là del codice benissimo. Però il problema è che buona parte di quella base lo pensa davvero che Lega e PD sono la stessa cosa e che sono due infrastrutture intercambiabili. Però, scusami, purtroppo non è così. Chiediamo a Fontana, ma non ricorda un po' come quel famoso detto che io e Terese conosciamo bene: non importa di che colore sia il gatto, importante è che prenda il topo. Ecco, cioè, quale topo c'è da prendere? Io non lo so quale, l'obiettivo del Movimento 5 Stelle ha il suo manifesto politico. Bene. E quindi il suo obiettivo è quello di dire: noi abbiamo questa piattaforma, chi ci sta? Ci sta. Bene, okay. È la fine delle ideologie. No, non lo so, lo interpreto. Sì, capisco. Non penso che sia la nuova Democrazia Cristiana il Movimento 5 Stelle. No, o è un nuovo quanto? Centro politico che dice: mi alleo con chi viene sulle mie posizioni. Non lo so, è una questo domanda. Questo è sembrato fino adesso. Chiediamo anche a Fontana una valutazione importante. Una fonte che considero attendibile mi scrive per messaggio, prendetelo così come arriva: stanno salendo le quotazioni fra i vice premier di Dario Franceschini. Ora qui merita un punto questa cosa, perché Franceschini è stato il più silenzioso sottotraccia forse dei dirigenti del PD, però è quello il primo che in tempi non sospetti, proprio con un'intervista al Corriere della Sera che gli fruttò una pioggia di insulti praticamente dal tutto l'arco parlamentare, disse: è giunto il momento dell'alleanza. Fontana, ci puoi svelare qualche retroscena, cioè di quando pubblicaste quell'intervista con tutto il risalto che ha avuto, immaginavi che fosse così vicina la manovra decisiva? No, francamente non lo immaginavo, anche se si capiva che il governo tra Lega e 5 Stelle stava scricchiolando paurosamente. Ormai erano mesi che l'esecutivo era diventato un campo di battaglia tra i due partiti. Dopo le elezioni europee c'era la convinzione che qualcosa sarebbe accaduto. Franceschini ha avuto, come dire, la forza di porre questo tema per primo. Dico la forza perché è stato molto impopolare, è stato addirittura crocifisso in quei giorni anche da chi adesso è un sostenitore molto acceso della nuova alleanza. Io da questo punto di vista volevo solo dire due cose rapidissime. La prima,
che quello che sta accadendo è il frutto di una legge elettorale che ha consegnato un Parlamento senza una maggioranza. E quindi probabilmente quella nata un anno fa era nelle proprie motivazioni, nei propri riferimenti politici, nella propria base elettorale addirittura più distante della distanza che c'è dal punto di vista ad esempio programmatico tra PD e Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle per tanti aspetti è un programma quasi di estrema sinistra, quasi un rapporto tra estrema sinistra e sinistra moderata, quello che si sta instaurando adesso. Il secondo punto è che non è possibile, capisco che ci sono state elezioni che hanno dato un risultato molto favorevole a Salvini, ma in tanti paesi si vota in continuazione, non è che si va a votare per il Parlamento nazionale ogni volta che gli umori dell'elettorato cambia nelle urne, altrimenti in America ad ogni elezione di midterm probabilmente dovremmo rifare le elezioni presidenziali, visto che le perde quasi sempre il presidente americano in carica. Quindi siamo in una dinamica parlamentare, c'è la possibilità di fare questo governo, il problema adesso non è tanto la legittimità o meno, ma se questo governo ha un programma serio e condiviso e non un contratto in cui ognuno somma i propri desideri, se c'è una prospettiva perlomeno di media durata e se c'è una squadra di governo eccellente, migliore di quella che abbiamo avuto negli ultimi 15 mesi, che ci hanno consegnato un paese che ha enormi problemi, per esempio dal punto di vista economico. Lascio, diciamo, Giannini l'ha espresso in una maniera molto forte, l'allarme democratico. Io non voglio entrare in questo punto, credo che le posizioni della Lega siano legittime e che personalmente non mi suscitano un allarme democratico, però penso che l'esperienza di governo della Lega e dei 5 Stelle sia stata particolarmente negativa, tanto negativa che loro stessi hanno deciso di chiuderla. Allora, poco fa abbiamo sentito in questa... Giorgetti sta parlando. Esatto, intervista che vi abbiamo fatto sentire in diretta poco fa, quando Giorgetti è arrivato, e lo vedete tanto inquadrato, alla cosiddetta Bergenfest, qui c'è Vale Giordano che evidentemente intervista Giorgetti e Toti, a suo agio, alla festa della Lega. Allora, no, beh, torniamo dentro, perché sennò torniamo qui, poi magari sentiamo dei pezzi dell'intervista a Giorgetti. Ma invece, Gomez, la cosa interessante è cogliere quello che Giorgetti ha detto, che è persona molto misurata anche nei toni, insomma è sempre stato uno, come dire, una persona che calibra molto le parole. Ha detto Giorgetti un accordo contro il popolo italiano. Allora ti chiedo, è evidente che alla vigilia della salita al Quirinale di domani si scalderanno le posizioni di Fratelli d'Italia, della Lega, fa parte anche del gioco politico. Mattarella, secondo te, Gomez, si troverà in una situazione di difficoltà qualora, diciamo, il clima delle dichiarazioni diventasse molto duro, come abbiamo visto anche in passato? No, credo di no. D'altra parte nessuno ha notato che Salvini, quando era uscito la prima volta dal suo primo incontro con Mattarella, la prima cosa dice è bella discussione. Segno che quell'incontro non è andato nella maniera più istituzionale possibile. È chiaro, questo governo nasce impopolare. La maggioranza degli italiani in questo momento vota centrodestra. Prima Fontana spiegava bene perché in tutte le costituzioni sia previsto che se c'è una maggioranza in Parlamento si va avanti, perché nessuno esclude che quel 15% di elettori in più che hanno votato può escludere, che hanno portato la Lega dal 17 al 34%, l'anno prossimo per qualche motivo anche dopo l'elezione cambino idea. Che si fa? Si vota di nuovo. Questo è evidente, credo che siamo d'accordo su tutti. È per questo che coloro i quali stanno trattando sulle poltrone di ministro in questo momento hanno un compito che va al di là, non bastano i competenti, e ha ragione di nuovo Fontana, ma ci vogliono anche delle persone che diano una sensazione tangibile all'elettorato che non siamo alla riproposizione di governi che sono stati sconfitti. Grazie Peter, rimani con noi, direttore, abbiamo la pubblicità. Ti salutiamo, e direttore Fontana, e il titolo immagino non ce lo puoi dire in una parola? Pubblicità allora.
Ciao. Non ce l'abbiamo, però lavoriamo su quello che avete raccontato. Va bene, ciao, a dopo. Pubblicità, tra poco. E allora rieccoci in studio, sempre collegato, Peter Gomez, sempre qui, Iron Man Giannini, e si è aggiunto a noi, perché non so se lo sapete, in parte è anche bionico, ha avuto un trapianto di un arto con cui può fare cose prodigiose. È bello il modo come tu tieni riservati i dati sensibili degli ospiti. La prossima volta devono sapere, porto la radiografia, di che cosa è capace il nostro Giannini. Allora si è aggiunto a noi Roberto Speranza, che in qualche tutto bene, modo di salute, sì. Hai qualcosa da denunciare? Porterò la mia cartella clinica a Telese molto presto. Divagazioni. È stato lanciato ieri con un identikit che lo tratteggiava come possibile ministro da Pierluigi Bersani, però Speranza ci ha detto no, ma a me non mi interessa queste cose, mi interessa il punto politico. Allora, siccome il punto politico è una cosa che si è persa, qual è il punto politico di questo governo che ancora non è chiaro agli elettori che sono lì dall'altra parte, sono partiti dalle vacanze che c'è la maggioranza giallo-verde e ora se ne ritrovano una giallo-rossa? Sì, io rivendico con forza un'idea politica che abbiamo espresso da anni, cioè io non ho... Penso che ci sia un pezzo della politica italiana che fa parte della sinistra, che è stato guidato nel 2013 da Pierluigi Bersani. Allora voglio ricordarlo, Pierluigi Bersani era segretario del PD, io ero capogruppo alla Camera del Partito Democratico. Poi nel 2017 rompemmo su alcune grandi questioni e decidemmo di uscire da quel partito e di fondare Articolo 1. Dopodiché già allora noi pensavamo che lo sbocco alla crisi del Paese lo si dovesse costruire attraverso un crollo del muro di incomunicabilità tra 5 Stelle e centrosinistra. Quindi non è un'invenzione dell'ultima ora. Perché c'è stato questo muro? E perché ora può cadere, se non è solo il potere l'unico ingrediente che dissolve questo muro? Perché io penso che ci sia un terreno possibile di dialogo e di costruzione, anche di progetto politico, che tocca la nostra identità di centrosinistra e quella del Movimento 5 Stelle. E il punto di fondo per me è la questione sociale. Cioè siamo le due forze che più provano ad interpretare la questione sociale posso in questo paese. Posso dire una cosa proprio al volo? Certo. Io capisco il ragionamento che fa Speranza e aggiungo una cosa. Un anno fa, subito dopo il voto del 4 di marzo, non c'era dubbio che questa avrebbe dovuto essere la strada maestra, quantomeno di un tentativo, per entrare nelle contraddizioni che si erano aperte già nel movimento e per mettere un cuneo tra le due forze che stavano inesorabilmente già allora convergendo, le due forze populiste e sovraniste. Oggi però il mio dubbio è questo: troppa destra è passata sotto i ponti. Dopo 14 mesi di governo in cui il Movimento 5 Stelle ha non solo lasciato passare, ma sottoscritto con convinzione tante scelte fatte da questo governo, da Salvini in particolare, scelte di destra dura e pura, non soltanto Di Maio, ma anche Conte. Io voglio ricordare che Conte è stato quel signore, primo ministro, che si è autodenunciato dopo il caso Diciotti, dicendo la responsabilità non è solo di Salvini, è mia in primis come capo del governo. Ecco, allora, io mettiamo tra parentesi e facciamo finta che non sia, dicendo che il terreno comune è palesemente quello di sinistra? Cioè, io vorrei essere chiaro. Sarei attento. Il Movimento 5 Stelle è un movimento in cui c'è dentro tutto il contrario di tutto. Ora, la domanda di fondo che io faccio a me stesso, parlamentare, ma che faccio anche a chi segue la politica, che svolge un mestiere importante come quello di giornalista: vogliamo che questo movimento, in cui c'è tutto il contrario di tutto, abbia un link permanente con la destra di questo paese, o proviamo a riportarlo in un alveo democratico? In Italia ormai ci sono tre poli, questa è la fotografia: c'è il centrosinistra, c'è la destra guidata da Salvini e in mezzo c'è questo Movimento 5 Stelle denso di contraddizioni, in cui c'è dentro spinte diverse. Ma anche i valori. Io penso che sia un errore gravissimo consegnarlo alla destra. Come capita a fagiolo, mentre parliamo, arriva un tweet di Paolo Becchi, si sta consolidando. Chi conosce Paolo Becchi sa che è stato un intellettuale. Diciamo, è un parolone, è intellettuale, un periodo vicino al movimento, e addirittura risponde a Beppe Grillo e gli risponde: no, tu elevato di
bip, sta cippa, non hai incontrato Dio, tu hai incontrato Satana e stai distruggendo tutto quello che Gian Roberto Casaleggio aveva costruito. Giuda, hai venduto il movimento per 4 soldi al peggior nemico, meriti solo disprezzo. Peter, solo tu che conosci bene le alchimie del movimento di cui parlava Speranza poco fa puoi interpretare. Qui siamo all'apostasia, al sacrilegio, alle sacre scritture, gli elevati, Dio. Forse all'alcol. Come spieghi? Forse all'alcol. Banalmente all'alcol. Le spiegazioni più semplici alle volte sono le migliori. Siamo... Però da tempo il professore è vicino alla Lega. Quello che dimentica Becchi parla... quello che dimentica Becchi è che lo stesso Gianroberto Casaleggio era contrario a qualsiasi tipo di alleanza col centrodestra o con la destra, non solo con la Lega. Però viveva in un altro sistema elettorale, certo. Il movimento, come vi ricordate, nasceva per non allearsi con nessuno. Dopodiché è successo che questo paese è tornato sostanzialmente al proporzionale, ecco, con questa strana legge. E se non si prende il 51% dei voti, non si governa. Semplicemente è successo questo. E non c'è da discutere su altre cose. È vero quello che dice Giannini, Conte però è stato anche quello che in Parlamento nel suo primo discorso, quando era ancora inesperto, disse chiaramente che sarebbe stato contro ogni razzismo. Poi governare è una cosa difficile. Poi se l'ha dimenticato, Peter. Ma io cosa devo dire a Sanchez? Allo spagnolo Sanchez, che prevede, nonostante che abbia accolto Open Arms, che prevedeva 1 milione di euro di multa per Open Arms se fosse, secondo le norme di quel paese, se si fosse avvicinato alle coste senza permesso, che Sanchez è un fascista? No, non lo devo dire, perché sono un pochino più realista. Allora, il dato di fatto è, Massimo, che non te, ma molti degli esponenti che pensano come te, non hanno detto una parola quando il Partito Democratico, costretto dalle circostanze, si è alleato con Silvio Berlusconi, quando si è preso Angelino Alfano, quando si è preso Schifani. Scusa. Andava tutto bene allora. Andava bene persino Dell'Utri se fosse stato fuori. No. E allora, non lo dico a te, ma lo dico a molti del tuo giornale. A molti del tuo giornale. Allora cerchiamo di essere seri. Io rispetto la tua posizione al 100%, ma io vedo in tanti altri posizioni di gente. Il Partito Democratico, lo ribadisco, dal mio punto di vista, si è rovinato quando si è alleato con Monti, quando si è stato costretto alle circostanze, come sa Speranza, ad allearsi prima con Berlusconi e poi con tutta quest'altra gente. Questa volta il Partito Democratico ha un'occasione: approvare la legge sul conflitto di interessi, cosa che gli elettori del PD aspettano da anni. La riforma della RAI, il modello BBC, Renzi disse che non lo poteva fare perché non c'era tempo. Bene, il tempo adesso c'è, ha occasione di fare cose di sinistra. Se è bravo le faccia e i suoi elettori saranno contenti. Peter, apriamo un secondo per cortesia una finestra sulla Bergenfest, dove Giorgetti ha preso la parola in questo dibattito con Giovanni Totti. Allora sentiamolo un attimo, poi ritorniamo. Perché pensava che si potesse continuare a governare come è stato fatto nel primo anno di governo, nei primi 10 mesi di governo. Ha dovuto prendere atto che effettivamente questo non avveniva, non avveniva sulla autonomia, non avveniva sulla giustizia, e quindi ha preso una decisione autenticamente politica, che è tipica di una democrazia parlamentare, dove esiste una maggioranza e un'opposizione. Però nel vocabolario del Partito Democratico non esiste la parola opposizione, esiste sempre maggioranza. Loro non possono stare in opposizione perché li muoiono in qualche modo asfissiati. Quindi in un modo o nell'altro devono sempre stare in maggioranza. Allora, Speranza, per noi non è così. Se dobbiamo andare in opposizione, andremo in opposizione. Sapendo, avendo la cosa. Allora, però mi pare chiaro, adesso magari ci torneremo. Giorgetti fa questo duro attacco al Partito Democratico. In realtà, la situazione che ha portato all'accordo tra Lega e 5 Stelle è tra il primo e il terzo partito. Cioè, nessun partito aveva vinto le elezioni. Quindi mi sembra
come dire, lui ovviamente in questo momento sta giocandosi la partita di chi chiederà le urne e domani dovrà andare al Quirinale e quindi avrà a questa posizione molto chiara ora e netta. Però nei fatti nessuno aveva vinto. Ma infatti io sarei per fare una moratoria della parola inciucio. Nessuno ha vinto le elezioni il 4 marzo del 2018 e il primo e il terzo partito hanno fatto un accordo di governo, legittimo fin quando saremo una democrazia parlamentare. Ora, se si fa un governo tra il primo e il secondo partito e la coalizione, perché vorrei ricordarlo, non c'è solo il Partito Democratico, ci sono anche gli altri partiti del centrosinistra, e sarà altrettanto legittimo. Fino a quando saremo una democrazia parlamentare, e io vorrei che questo Stato costituzionale venisse preservato, saremo una democrazia in cui le forze politiche si alleano. Se cambiamo la Costituzione, ci sono altri grandi paesi democratici, negli Stati Uniti la gente, le persone quando vanno a votare decidono direttamente il capo del governo. È un modello legittimo, ma non è il modello italiano. Allora io lo dico con serietà, si può essere d'accordo o meno, noi siamo stati fortemente all'opposizione in questo anno e mezzo, quello che non si può dire è che c'è il colpo di Stato, che si va in piazza, certo che c'è l'inciucio, queste cose non hanno alcun senso. Guardate, chi le pronuncia non conosce la Costituzione italiana. L'ha spiegato benissimo in questo studio due settimane fa Sabino Cassese, siamo nel pieno della legittimità costituzionale, così come è un governo che gli italiani non avevano scelto, quello giallo-verde, e altrettanto un governo che gli italiani non hanno scelto, quello giallo-rosso che sta per nascere. I rappresentanti che lo compongono legittimamente nella dialettica parlamentare. In entrambi i casi, la democrazia parlamentare. Tassativo, la pubblicità che corre, David se la guarda con molta attenzione e ci vediamo dopo. E vi dico che poi ci saranno altri grandi ospiti, uno lo vedete, ed è Roberto Maroni, ex presidente della regione Lombardia, lo salutiamo con i suoi immancabili occhiali rossi. Buonasera. Anche Pietro Senaldi. Prego, buonasera Maroni. Neri. Rossoneri, non rossi. Rossoneri, sì, giallo scusi. Rossi. È vero. E tra poco. Senaldi, il direttore di Libero. Va bene, a tra pochissimo. Allora, rieccoci in diretta sulla 7, in onda, sempre un po' al centro del vortice delle notizie e della storia. Abbiamo appena sentito Giorgetti che sta ancora parlando dalla Bergenfest e adesso è importante... La pronunci importante. Male, Bergen. E io che ho detto? Bergenfest. Bergen. E però è importante sentire che cosa ha detto Salvini in questa diretta Facebook che abbiamo riassunto così. Se volete fate in fretta, state perdendo giorni su giorni su giorni. Questa manovra su consiglio o su indicazione o su suggerimento della Merkel, di Macron e degli ambienti che lui ha frequentato in questi mesi, quindi più che un Conte bis sarebbe un Monti bis, non trovate l'accordo sui ministeri, quindi non sui progetti. Sulle poltrone confidiamo e abbiamo certezza che il Presidente della Repubblica Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo, perché un politico può scappare dal voto per un mese, per tre mesi, per sei mesi, per un anno, ma non puoi scappare all'infinito dal giudizio del popolo che ti paga lo stipendio. Allora, come vi avevamo anticipato, è un Salvini leggermente iracondo, irato, e aggiungerei, visto che il primo oggetto dell'invettiva è Conte, anche se in questo frammento non era citato, il tweet di Bill Gates, perché persino Bill Gates si è mosso citando Giuseppe Conte e vorrei dare a Cerasa, come dire, la possibilità di commentare questa incredibile eclissi in cui si sono allineati pianeti, continenti, nomi incredibili in questa sorta di benedizione. Cosa vedi dietro questa investitura? Poi sentiremo subito Maroni, ovviamente. Ma intanto è molto divertente che Salvini accusi in qualche modo il Presidente del Consiglio, di cui lui era vice, di avere inciuciato con i poteri forti. È come se si sta ammettendo che il suo governo in un anno e mezzo ha creato le condizioni per essere sottomesso agli stessi poteri forti con cui oggi
di fronte ai quali oggi Salvini mostra indignazione. Beh, però c'è la teoria del tradimento, no? Se sono coltivato la vipera che avevamo nel seno e che ha lavorato per i poteri forti. Se davvero Salvini si sente tradito, è anche preoccupante che si sia accorto in un anno e mezzo di questo tradimento, può accorgersi molto, molto prima, diciamo. Comunque, al di là di questo, che cosa è successo? Secondo me è successo che intanto Conte, in un anno e mezzo, con tutti i suoi difetti, il suo essere un signor nessuno, il suo essere l'avvocato dei populisti prima ancora che del popolo, nel momento in cui ha fatto, ricorderete, il suo viaggio a Washington da Trump, in quel momento è stato costretto a dire da che parte stava l'Italia. È stato costretto a dire che sì, si farà la TAP, è stato costretto a dire che l'Italia non farà scherzi rispetto alla NATO, è stato costretto a dire che l'Italia tra la Russia e l'America sceglierà sempre l'America, è stato costretto a fare alcune scelte precise che hanno in qualche modo creato una sintonia o quantomeno un grado di affidabilità nei confronti di Conte superiore rispetto a quello che Trump poteva avere con Salvini, che probabilmente, se non sbaglio, neanche ha visto se non una volta in una foto rubata dallo staff di Salvini, in cui si vedono Trump e Salvini che si abbracciano, ma Trump evidentemente non sapeva neanche bene chi fosse in quel momento Salvini. Questa è la cosa fondamentale. E dopodiché però c'è anche un altro elemento, perché Trump naturalmente ha qualche scheletro nell'armadio rispetto ai rapporti con la Russia, ricordiamocelo, ma probabilmente di fronte alla scelta tra una persona come Conte, che ha dimostrato di sentirsi più a casa a Washington che a Mosca, che è opposta a un'altra persona come Salvini, che invece da sempre dice di sentirsi più a casa a Mosca che a Bruxelles, è evidente che l'amministrazione americana tende a fidarsi più di un governo mostruoso come può essere quello PD 5 Stelle, che però potenzialmente con Conte può dare una qualche affidabilità in più rispetto alla collocazione di questo governo. È tutto ovviamente molto impasticciato, molto confuso, ma Salvini negli ultimi mesi è stato scaricato da Trump, è stato scaricato da Orbán, è stato scaricato da Farage, è stato scaricato da Kurz, è stato scaricato da buona parte dell'internazionale sovranista. Forse dovrebbe chiedersi lui stesso se il referendum sul è stato fascismo... scaricato dall'internazionale sovranista Salvini. È stato scaricato da un pezzo dall'internazionale sovranista che all'inizio l'aveva sostenuto. Orbán peraltro è nel PPE e non si è mai mosso dal Partito Popolare Europeo. Coinvolgiamo in questa nostra discussione Maroni, perché non voglio farlo litigare, visto che è un'autorevole firma del giornale diretto da Cerasa, con una bella e fortunata rubrica. Roberto Maroni scrive del... però immagino avrà posizioni, credo, diverse da quelle legittimamente direttore del suo giornale. Allora, Maroni, lei che è persona anche lei di mondo e ha governato la più importante regione italiana... Non vorrei che Maroni licenziasse Cerasa, poi. No, beh, questo non credo. Conoscendolo... Un barbaro credo. Vogliante può fare qualsiasi e cosa. E allora, al barbaro Maroni, però, vogliamo chiedere una cosa, che è un uomo anche molto pragmatico. Che cosa è accaduto, secondo lei, tra, diciamo, che ha spinto Trump a fare questo forte endorsement in un momento particolare come questo, quando le sorti della politica italiana sono ancora appese? Il caso Savoini c'entra con questo tweet? Glielo voglio chiedere proprio brutalmente. Brutalmente, esatto. Boh, io non credo, credo che dipenda dall'incontro che hanno avuto il G7, si sono reincontrati e Trump ha fatto questa cosa. Non credo che c'entri tanto una valutazione sulla politica italiana, su quello che sta succedendo. È il riconoscimento e l'apprezzamento per l'incontro avuto con il Presidente del Consiglio. Magari hanno parlato riservatamente dei rapporti con la Cina, le questioni che conosciamo, insomma, e Conte magari avrà fatto qualche affidamento sulle posizioni americane, sui dazi. Immagino che sia questo, ecco. Non credo che c'entri il Russia Gate o la politica italiana o quello che sta succedendo o la grande confusione che c'è oggi nella politica italiana, ecco, per citare le ultime parole del mio direttore, con cui non sempre sono d'accordo ma che rispetto naturalmente perché è il mio direttore e quindi ci mancherebbe. Ecco, però Maroni, c'è anche il suo segretario che è Salvini. Invece ci può dare un'interpretazione autentica, diciamo così, dello strappo di Salvini? Cosa le pensa? Una mossa a lungo attesa, a lungo meditata, addirittura preparata in segreto, studiata nei tempi perché arrivasse proprio in quel buco di agosto in cui Salvini diceva ai suoi
a questo punto c'è solo una settimana ed è quasi impossibile che in un tempo così breve il fossato fra 5 Stelle e PD possa ridursi. Cosa c'è stato di giusto e di sbagliato in questa mossa, secondo lei, che lo conosce bene? Io avevo previsto che sarebbe andato avanti il governo, che al massimo avrebbe chiesto e ottenuto un rimpasto, ci stava dopo le elezioni europee, visto che aveva deciso di non rompere dopo le elezioni europee e neanche qualche giorno dopo le elezioni europee ci fu un vertice di maggioranza sull'autonomia che andò malissimo, ecco lì c'erano tutte le condizioni per rompere, per aprire la crisi, non l'ha fatto, quindi io immaginavo che rafforzandosi dopo il voto sulla TAV, chiedendo magari il Ministero delle Infrastrutture o il MEF, sarebbe andato, come io avevo pensato, alla primavera dell'anno prossimo per votare assieme alle elezioni regionali. Non è stato così, c'è stato questo strappo inaspettato io ho immaginato che ci fosse dietro non solo la consapevolezza, che condivido, insomma, che l'azione di governo tra Lega e 5 Stelle non poteva più funzionare oggettivamente, i contrasti erano troppo evidenti e troppi, ma che ci fosse stato proprio il calcolo di tutto quello che poteva succedere da lì in avanti per arrivare, questo era l'obiettivo di Salvini, a nuove elezioni a ottobre. Si poteva fare, certo che si poteva fare, non si farà, temo, perché anch'io sono per le elezioni a ottobre, naturalmente credo che Salvini abbia fatto bene a riconoscere che non c'erano più le condizioni per proseguire, temo invece che ci sarà questo governo, che non è un governo contro la Costituzione o contro la democrazia, perché come è stato detto in studio nessuno le ha vinte le elezioni e nessuno le ha perse, esatto. Io personalmente e politicamente sono contrario a questo governo, ma se nascerà sarà un governo legittimo dal punto di vista costituzionale, naturalmente. No, andrà in piazza lei? Vedo che Salvini in queste ore dice prepariamoci perché magari protesteremo, andremo in piazza. Ma guardi, io nella mia lunga carriera politica sono stato al governo e sono stato anche all'opposizione e so che cosa vuol dire, è faticoso stare al governo, all'opposizione ci si diverte di più, ecco, dopodiché io sono diciamo un profilo di governo più che di opposizione, però ci sarà l'opposizione, ma volevo concludere, secondo me Salvini ha calcolato che c'erano tutte le condizioni e probabilmente dalle mie ricostruzioni ha avuto anche degli affidamenti da parte di coloro che invece adesso stanno trattando con i 5 Stelle, da qualcuno di quel partito, di quel mondo, che avrebbe garantito in qualche modo, sono i rumors che ci sono a Roma, insomma, che avrebbe garantito nessun accordo con i 5 Stelle, fidandosi, forse qui ha fatto male a fidarsi di questi affidamenti, diciamo così, e quindi sta succedendo quello che non doveva succedere secondo le previsioni. Speranza, di Salvini. Prima di collegarci a un Sappino della Vedova, vedo già pronti. Speranza, questo è stato un po' un punto giallo su cui il Foglio ha scritto molto, cioè sul fatto che ci fosse una sorta di accordo non politico, ma di convergenza di interessi fra il desiderio di Zingaretti di votare, di rinnovare i gruppi parlamentari, e il desiderio di Salvini di votare e liquidare l'alleanza giallo-verde. Che impressione ha lei? Ma a me sinceramente sembrano retroscena. Tra l'altro c'è da notare che Zingaretti, a differenza di Renzi, che ha fatto un cambio di linea abbastanza spaventoso nell'ultima ora, aveva sempre espresso una differenza molto forte tra 5 Stelle e Lega. Dentro il PD c'è stato chi ha detto sono due facce della stessa destra, due pezzi diversi della destra, e c'è stato invece chi, come Zingaretti, è in sintonia anche con altri pezzi del centrosinistra, io sono il segretario di Articolo 1 e la penso esattamente così, dividevano 5 Stelle da Lega. Il mio avversario, io sono una persona progressista, democratica, di sinistra, di centrosinistra, il mio avversario è la destra, il mio avversario è chi in Italia è alleato con Orban e con la Le Pen. Io penso che i 5 Stelle siano un'altra cosa, dentro ci siano tante
spinte diverse, ma credo che sia sbagliato favorire un legame tra la destra di Orban e di Le Pen e i 5 Stelle. Sapino. Questo è l'errore del 2018 fatto dal PD. Se oggi si cambia strada, dice... io sono felicissimo. Sapino, allora è con te il segretario di Più Europa, l'onorevole Benedetto Della Vedova. Ora, oggi abbiamo visto Emma Bonino e un'altra grande parte del gruppo misto al Quirinale nel primo giro di consultazioni. La posizione di Più Europa, ma lasciamo subito a te il microfono, mi pare molto netta, cioè voi dite per ora stiamo a vedere, la nostra fiducia non è detto che ci sia, vogliamo capire temi, persone, di che cosa si parla. Mi pare di poterla riassumere così, ma a te Luca, con Benedetto Della Vedova. Allora, David, sì, insomma, oggi è stata la giornata dei cosiddetti gruppi minori alle consultazioni, che però nei numeri comunque sempre stretti del Senato diventano un fattore determinante per poter valutare l'eventuale stabilità di questo secondo governo Conte. Tra l'altro ti dico che noi ci siamo spostati sul retro di Palazzo Chigi e sul retro di Montecitorio per continuare a presidiare, diciamo, il vertice ancora in corso a Palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e i capogruppo. Diciamo, insieme a me ci sono i soliti eroici cronisti che stazionano in attesa dell'uscita di Maio con gli altri protagonisti di giornata. Bravi. Per capire a che punto. Esatto, noi alla fine comunque passiamo la serata così, è anche persino divertente, ma insomma ci ha raggiunto qui Benedetto Della Vedova, a cui io chiederei cosa deve succedere perché la scatola che voi avete definito al momento chiusa possa convincervi e voi possiate in qualche modo rafforzare quello che non sarebbe più solo una maggioranza a due, certo due sono gli azionisti principali, Movimento 5 Stelle e PD, ma ci sareste voi, ci potrebbe essere l'EU, la sinistra parlamentare. Cosa deve accadere? Ma guardi, innanzitutto noi siamo felici che Salvini sia via dal Viminale per quanto poco ci sia stato e non sia più al governo. Abbiamo combattuto per 14 mesi il governo giallo-verde, nazional-populista, il governo Conte 1. Riteniamo però che se l'obiettivo è quello di sconfiggere i nazionalpopulisti, prima di tutto bisogna fare una cosa forte, un governo all'altezza di un cambiamento radicale con la maggioranza precedente, sia nella sua composizione nazionalista che nella sua composizione populista. Questo governo, come ha detto Emma Bonino oggi uscendo dal Quirinale, è ancora un oggetto misterioso, è un accordo a due PD, Movimento 5 Stelle. Ovviamente, premesso che ad oggi non c'è nessuna preventiva fiducia al governo Conte, ovviamente aspetteremo anche di vedere obiettivi, programmi e composizione del governo, ma ci vuole quello che Zingaretti ha definito più volte in questi giorni un governo di svolta. Sicuramente non c'è la svolta nel Premier, se dovesse essere Conte, da Conte a Conte non c'è nessuna svolta, bisognerà capire sui temi dell'economia, della giustizia, si prosegue con la politica della giustizia 5 Stelle Lega o si cambia radicalmente della sull'IVA, cosa chiaro. Si fa? Della Vedova. Si pensa di poter fare deficit per ripianare il deficit? Dica. Tutti di solito sono molto coperti in questa fase, non parlano di incarichi, diciamo per carità io non voglio nessun posto, invece Emma Bonino in qualche modo con la schiettezza che le è propria ha detto ragazzi se volete un ministro serio che si occupi di esteri o di difesa c'è la sottoscritta. E le piacerebbe vedere Emma Bonino in questo governo? Mi piacerebbe in generale vedere Emma Bonino primo ministro donna della storia della Repubblica italiana, questo è indubbiamente. Questo sarebbe un vero governo di svolta, il governo Bonino, questo certamente sì. Ho capito, ma questo non è nelle nostre possibilità. La svolta deve esserci. Ho capito, la vuole ministro o no? Lo dico. Se deve puntare in alto, punta la premiership. Guardi, non c'è quella possibilità. Che ne sappiamo, no? Come dice Salvini, va insomma, bene, facciamo una scommessa alla provvidenza. Però il punto è la discontinuità. Ad oggi la discontinuità non si vede e io credo che un anti-salviniano doc come me si preoccupa dell'oggi e del domani, cioè festeggeremo il fatto che Salvini non è più
al Viminale, ma si preoccupa soprattutto del dopodomani, perché se loro non dovessero fare un governo adeguato, un governo di svolta, un governo che corregge gli errori, Emma Bonino l'ha detto benissimo, ci vuole soprattutto un governo del disfare i gravi errori che Salvini e Di Maio assieme hanno fatto negli ultimi 14 mesi, altrimenti Salvini sta lì un po' acciaccato e poi comincerà a rimontare se il governo non sarà adeguato. Quindi il governo di svolta, che ad oggi purtroppo Chiaro. Non si vede, è essenziale, oppure abbiamo il governo della continuità. Grazie Benedetto Della Vedova e al nostro Luca Sappino, in attesa anche di capire e di vedere il risultato del vertice in corso del Movimento 5 Stelle. Non so se prima di tornare subito da Maroni, se possiamo sentire che cosa sta accadendo alla Bergenfest, dove c'è questo confronto tra Toti e Giorgetti, che vedo in realtà giocherella col microfono e quindi non sta parlando. Ritorniamo in studio e allora Cerasa e poi di nuovo Maroni e così riapriamo il giro. La situazione di domani al Quirinale vedrà il Capo dello Stato probabilmente impegnato nel dover dare un nome alla fine della giornata di consultazioni. È verosimile, quindi, se dovessi disegnarci tu la roadmap di quello che accadrà domani, alle 19, quando entrerà l'ultima delegazione, che è quella del Movimento 5 Stelle, verosimilmente alle 20 avremo il nome del possibile premier? Secondo me tra domani sera e massimo dopodomani mattina ci sarà il premier incaricato. Ormai non ci sono dubbi su chi sarà il premier, che sarà Giuseppe Conte. E la questione che ancora non è stata chiarita nel corso della giornata di oggi, e che in qualche modo ha mandato in fibrillazione il Partito Democratico e per un attimo stamattina ha reso più distanti del previsto PD e 5 Stelle, e riguarda Luigi Di Maio. Perché riguarda Luigi Di Maio? Perché Luigi Di Maio evidentemente si è reso conto di quello che in tanti non vogliono ammettere, cioè che comunque sia per il 5 Stelle oggi fare un governo col PD in qualche modo è una resa a quelli che erano alcuni dei valori, degli ideali, anche il progetto originario del 5 Stelle, che nasce in contrapposizione prevalentemente al PD meno L, così veniva chiamato un tempo il Partito Democratico. Quindi è evidente che oggi affidarsi a un premier come Giuseppe Conte, che comunque sia nell'ultimo anno ha costretto i 5 Stelle a fare i conti con la realtà sui temi dell'Europa, per esempio, perché ricordiamo che fino a qualche mese fa i 5 Stelle in Europa erano alleati con la FD, nello stesso gruppo parlamentare. Oggi invece i 5 Stelle hanno guidato in qualche modo, sono stati decisivi nell'elezione del Presidente della Commissione Europea, hanno voluto in qualche modo sostenere Conte nel cercare di evitare la procedura di infrazione, quindi hanno spinto anche il governo passato, per quanto possa sembrare assurdo, a cercare di essere un po' più credibili sui temi dell'euro. Quindi sui temi dell'Europa c'è stata una svolta all'interno del mondo eversivo del 5 Stelle. Detto questo, domani, dopodomani, si capirà il ruolo del vice premier, che quella è la questione sulla quale ci si divide. Fino ad oggi pomeriggio sembrava che la mediazione potesse essere Di Maio con un ministero più leggero rispetto a quello di oggi e un vice premier insieme a uno del PD. Mi sembra di capire che nel corso della giornata sta salendo molto l'opzione di nessun vice premier, che può sembrare un piccolo dettaglio, ma non lo è, perché il PD, giustamente, dal suo punto di vista, dice che Giuseppe Conte non è un nome terzo, è l'espressione del 5 Stelle. Quindi il PD cerca in qualche modo di trasformare Conte in un elemento politico utile a commissariare il vecchio 5 Stelle. È un'operazione politica ovviamente spericolata, ma può avere un suo senso. Allora, torniamo al nostro barbaro preferito, a Maroni, e chiediamoli: se lei dovesse fare il consulente, avendo una lunghissima esperienza politica, poi essendo Senaldi, uno... scusami, che mi dicono che è collegato, sì. Chiedo scusa a Senaldi. Ora finalmente è collegato. Sì. Uno di quelli che è riuscito a fare la traversata del deserto, non lo dimentichiamo, quando il centro-est riuscì in un'impresa incredibile a perdere le elezioni del 1996 e tornare nel 2001. Quindi la domanda che le faccio è: dovendo consigliare Salvini, essendo uno di quelli che riuscì in questa impresa, oggi che cosa gli direbbe? Piazze, richiesta del voto,
Aventino, denuncia di, come l'ha chiamato, l'ignobile mercanteggio sulle poltrone, o una tattica, diciamo, più di lungo periodo? Beh, fare l'opposizione, che vuol dire tutto questo, che vuol dire tutto questo. Poi dipenderà quanto dura, se nasce il governo, quanto dura. Mi pare che le differenze, i contrasti, i conflitti che voi avete anche, di cui avete parlato, tra PD e 5 Stelle sono tali che per stare insieme dovranno puntare, l'obiettivo sarà questo, ad un governo di legislatura fino al 2023. L'anno prossimo ci sono tante nomine da fare, 400 nomine importanti, nel 2022 l'elezione del Presidente della Repubblica. Se il governo durerà, come credo sia l'ambizione, fino al 2023, beh, sarà una traversata del deserto piuttosto impegnativa, ma Matteo Salvini ha dimostrato di avere tutte le capacità per gestire una situazione del genere. Non vedo gravi difficoltà, poi prima o poi si dovrà andare a votare, no? E quindi poi si vedrà che cosa pensano gli italiani. Certo è che se, come ho sentito da Benedetto Della Vedova, una degli elementi che tiene insieme questa maggioranza è l'antisalvinismo, visto come è andata con l'antiberlusconismo, beh, tanti auguri, insomma. Credo che poi alla fine questo accrocchio finirà per non riuscire a fare nulla, a stare insieme. Il problema è ovviamente anche poi per gli italiani, perché un governo del genere riuscirà ad affrontare seriamente e a risolvere i problemi degli italiani, il mondo delle imprese, l'autonomia differenziata al nord, ecco, tutti i temi che sono lì sul tappeto e che io dubito questo governo, se nascerà, mi auguro di no naturalmente che si vada alle elezioni, ma dubito che questo governo riuscirà ad affrontare dando soddisfazione agli italiani. Senaldi. E quindi Salvini avrà buon gioco a fare un'opposizione che sarà anche piuttosto agevole, credo. Senaldi, direttore, intanto ti chiediamo scusa davvero semplicemente perché non avevamo capito la comunicazione, che il tuo collegamento era pronto, quindi non c'è, ma, ti assicuro. Diciamo che siamo già alle purghe, no? Il governo di estrema sinistra deve ancora giurare. Guarda, ma siamo già alle purghe. Ti assicuro che se noi ti invitiamo è perché vogliamo... Guarda, ma non ha diritto di parola. Ha diritto di parola solo quando gli spettatori sono a letto, diciamo. No, sarai libero di esprimere le tue opinioni in Sibelius. Ho sentito cose molto interessanti. Pensavamo davvero che non soprattutto da Della Vedova. Scusami. Prego. Ho sentito cose molto interessanti, soprattutto da Della Vedova, che dice che i grillini dovrebbero aver fatto tutto questo macello per portare la Bonino al governo. Bastava tenersi Berlusconi, no? Che l'ha mandato in Europa ormai 15 anni fa. Diciamo, ho sentito tutti questi che dicono dobbiamo sconfiggere, ha detto, i nazionali. Adesso però non è un complotto, sabotaggio, diciamo, sabotaggio. Sabotaggio. Vabbè, sta riprendendo la linea. Finisci Pietro? No, basta che si senta bene però, sennò... Si sente. No, questa roba qui, no, vi dico, ho sentito delle cose inquietanti, a parte il fatto di non aver potuto parlare per mezz'ora, che non lo ritengo un'intimidazione, diciamo. Ecco, così, bravo. Diciamo così, non è stato piacevole. Direi. Poi ho sentito delle cose veramente tremende. Cioè, dille. Noi vogliamo ritornare alla Bonino, ma allora i grillini cosa fanno? Faccio solo vedere il titolo di libro, ecco. Grillini da vergini a escort. Tira più su. In 10 giorni dal letto di Salvini. Eccolo. Grillini da vergini a escort in 10 giorni dal letto di Salvini. Bello, di Zingaretti. Uno dei titoli sobri, no, di libero. Aspetta. Da dire. Aspetta, scusa, no, perché era bello, è da analizzare il titolo, non liquidare così i titoli di Senaldi. Allora, si concedono, io sono un esegeta vero dei titoli. Leggi di il catenaccio, allora, i 5 Stelle per governare si snaturano, ma ha ragione la Meloni. Sono diventati il tonno della scatoletta che volevano aprire. Vedi? Però direi l'accusa da grillini, da vergini, addirittura a escort, un titolo assolutamente, come dire, iperbolico e direi nello stile del quotidiano. Loro si sono presentati come quelli
che loro si sono presentati, come ha ricordato Gomez, come i duri e i puri, quelli che dovevano essere, perché io ci sono dai tempi ragazzi di Gomez, Liga, vorrei dire ai telespettatori, come i duri e i puri, quelli che diciamo così non facevano patti con nessuno, poi una roba o l'altra li hanno fatti con tutti alla fine della fiera. È questo secondo me che ha spiazzato Salvini, oltre al fatto che nessuno poteva immaginare che Zingaretti, diciamo così, avesse la spina dorsale di un mollusco, perché Zingaretti è stato nominato segretario del PD per far fuori Renzi, la sua unica mossa è prendere le chiavi del partito e darla a Renzi. Mi sembra meraviglioso, il quale si farà un giro finché gli farà comodo, poi saluterà la compagnia e Zingaretti resterà così. C'è Cerasa che però aveva una piccola obiezione, titolo, direi quasi sostanziale. Il titolo rispetto, ovviamente, del direttore Senaldi colpisce nel segno, ma la stessa accusa potrebbe essere fatta a Salvini, che si è presentato alle elezioni del 2018 con il centrodestra e poi, praticando il mestiere più vecchio del mondo, è andato con il Movimento 5 Stelle al governo per ben un anno e mezzo, non pochissimo. Quindi no, questo lo dico perché sì, sì, perché c'è una serie di argomentazioni che evidentemente Salvini farà all'opposizione, che purtroppo per lui saranno molto complicate da poter sostenere, perché può realisticamente dire Salvini che il governo PD 5 Stelle è un inciucio, quando l'inciucio l'ha fatto lui? Può realisticamente dire Salvini che questo governo farà aumentare le tasse, quando in un anno e mezzo la pressione fiscale è arrivata a livelli incredibili? Può realisticamente dire vai, che questo Senaldi, governo... prego. È tutta un'altra serie di cose, vai, ovviamente Senaldi, lo dico per penso provocare. Penso di aver diritto di replica. Certo, vai, Senaldi, prego. No, certamente. Il ragionamento di Cerasa non fa una grinza, ma ne fa due. Nel senso che Salvini lo fece d'accordo con Berlusconi, quindi il centrodestra, diciamo, quando Salvini andò al governo con i grillini, Berlusconi e Salvini su questa mossa erano più d'accordo di quanto sono in questo momento Renzi e Zingaretti, e con questo ho detto tutto. L'alleanza aveva un minimo di senso, in quanto metteva d'accordo il partito più votato con il partito più vincente della coalizione più votata. Entrambi, i grillini non lo sono più perché hanno avuto questa mutazione genetica, entrambi, diciamo così, due movimenti di protesta e vogliamo dire populisti, oltre al fatto che votati. Correggo, adesso non mi ricordo più chi l'ha detto, non è vero che non ci sono stati sconfitti, l'ha detto Maroni, alle elezioni del 4 marzo. C'è stato un grande sconfitto, Renzi e il PD, che è quello che spunta fuori. Beh, il secondo partito. Tutto. Quindi c'è Senaldi. Stato un grande sconfitto. No, per carità. Renzi è stato sconfitto. Ma il secondo è pur sempre sconfitto, è pur sempre il secondo partito. È il secondo partito. Non è così, dai, sì, lo sai benissimo. No, non voglio darti una delusione mortale che non ti porterà a dormire stanotte, ma il secondo, in termini di deputati, sì, se la matematica anche a Milano non è un'opinione. Non è vero, a meno senatori della Lega. E fermo i percentuali. Le percentuali dicono che il PD magari ora non più. La percentuale più della Lega. Un punto, sì, in più. La Lega è il 17, no? Un punto, no? In più, 18, un punto 17. Percentuale più della più Lega. Parlamentari, scusami, di Forza Italia. E ha più parlamentari di Forza Italia. E anche della Lega. Scusatemi, ha un punto percentuale più della Lega e copriva tutta l'offerta della sinistra. La Lega non copriva tutta l'offerta del centrodestra. Copriva un terzo dell'offerta del centrodestra, perché c'erano anche Forza Italia, che ai tempi era viva, non è la Forza Italia di adesso. No, per carità, Fratelli certo. D'Italia. Speranza. PD, con lei. Un telegramma di Cerasa per chiudere la querella e poi Speranza e torniamo da Maroni. Resistenza di articolo 1. Sì. Il PD era da solo a sinistra, no? No, c'era anche Liberi Uguali alle elezioni. Vabbè, comunque. Provo col direttore e poi la smetto. Si prese il 3,5. Sorella e qualche adesso, altro. La sorella non lo so. Però io adesso da questo solo, dai. Però, giustamente il direttore Senaldi ha detto che nel 2018 ci fu Berlusconi che diede in qualche modo il via libera al governo 5 Stelle Lega. Io non escluderei che Berlusconi non sia contento anche di questo governo PD 5 Stelle. Perché dovrebbe essere contento? Due ragioni. Prima ragione. Con Cerasa. Due ragioni. Prima ragione perché questo governo potrà, se andrà avanti, avrà una legislatura, potrà portare avanti una legge che piace a tutti, tranne forse la Lega, forse, che è la legge proporzionale. Primo punto. Secondo punto perché
Berlusconi non ama Salvini, è inutile nasconderci, e quindi avere più tempo, forse anche. Avere più tempo per organizzarsi, per provare a dar vita a quella che sul foglio abbiamo denominato una destra non truce, potrebbe essere un'occasione, magari un'occasione che non verrà colta, ma è un'occasione. Allora, il terzo Speranza. Mondo forse che argina Totti. Cioè la nascita del movimento di Totti. No, io capisco il nervosismo di Salvini di queste ore e dei suoi sostenitori, ma è un nervosismo che si basa su conti fatti male. Salvini ha chiesto pieni poteri, era il capo vero di questo governo, aveva in mano la Golden Share dopo le europee, ha chiesto pieni poteri, non ha fatto i conti con la nostra Costituzione e con il nostro Parlamento. Le istituzioni democratiche hanno reagito a chi voleva prendere i pieni poteri, per cui ora capisco evocare la piazza, gli inciuci, le escort, un linguaggio che a me sembra, diciamo, abbastanza utile per fare un po' di propaganda, ma purtroppo non funziona così. Cioè, io credo che fa propaganda, ecco, per Senandi, ma possiamo farne tante, ormai tanti sentiamo tanti ogni giorno, a me non piacciono certi termini. Dopodiché... Sì, certo. Prego, Senaldi. Io non mi è piaciuta la piazza, non le andavo neanche al liceo in piazza, figurarsi se ti vado adesso che ho 50 anni. Dopodiché mi dovete spiegare perché il PD può andare in piazza contro Salvini e ha fatto una manifestazione quando Salvini, diciamo, era al governo, ha convocato tutti in piazza per settembre contro Salvini. Il PD lo può fare e quello non è un attentato alla democrazia, e infatti non lo è, e perché Salvini non può fare... No, ma Speranza ha detto che fai propaganda, non ha contestato. Io non la capisco. Secondo no, io me... penso, io vado in piazza contro alcune politiche. È finito il vertice dei 5 Stelle, scusate, Patuanelli. Scusate. Vai, Sapino. Com'è andato il vertice con Luigi Di Maio adesso a Palazzo Chigi? Scusate. Siamo in diretta con la 7 in onda. Con Luigi Di Maio va sempre bene, quindi qualsiasi vertice che facciamo con Luigi Di Maio. E allora come sta andando col Partito Democratico se con Di Maio va sempre bene? Ho partecipato a un tavolo questo pomeriggio, come sapete, abbiamo parlato di temi, hanno mostrato il lavoro, esplicitandolo, il lavoro fatto nel weekend da parte del Partito Democratico. Continueremo nei prossimi giorni. C'è un nodo sul vice premier, deve essere uno e deve essere del Partito Democratico? Guardi, non abbiamo parlato di nomi, grazie, buona giornata. Allora, torniamo a Speranza, che l'abbiamo interrotto. Per... Sì. No, Speranza, chiudete questa polemica con un punto, perché cosa contesta Senaldi, e Senaldi dovrà accettare una critica. Senaldi ha tutto il diritto, diciamo, di commentare tranquillamente l'atteggiamento dei 5 Stelle, della sinistra, del Partito Democratico, dopodiché c'è un dato di fatto. Salvini pensava ad avere in scacco il Parlamento, le istituzioni democratiche, di andare all'incasso e di prendere i pieni poteri, non sono parole che dice Speranza, i pieni poteri, l'ha detto da chiederò qualche spiaggia, agli italiani i pieni poteri. Siamo in democrazia, ci sono le istituzioni democratiche, c'è la Costituzione, c'è il Presidente della Repubblica, non c'è un uomo che ha i pieni poteri e che ha il soldo il Parlamento, c'è stata una reazione democratica e ora si vedrà nelle prossime ore. Io penso che l'impresa del governo non sarà facile, penso che sarà complicata, ma c'è tutta la legittimità possibile. Io in piazza sono andato contro politiche che non condividevo. Andare in piazza in modo preventivo contro questo colpo di Stato, come qualcuno dice, a me sembra sinceramente fuori dalla grazia di Dio. Abbiamo la pubblicità. Senaldi, rimanga con noi, per favore. Vi voglio far vedere queste immagini che ci arrivano direttamente da Luca Sappino, che poco fa ha intercettato l'uscita, la fine della riunione del gruppo del Movimento 5 Stelle, e abbiamo sentito poco fa queste dichiarazioni. Questo è il locale, adesso al di là del nome del locale che non ci interessa, facciamo gli auguri al suo proprietario, ma la cosa interessante è che qui forse c'è un post vertice di alcuni dirigenti del Movimento 5 Stelle. Chi c'è Luca? E adesso chi il nostro Sappino lo scateniamo. Dici chi c'è, chi sai chi c'è dentro. Senza molestare, avete visto? I turisti. Beh, avete visto entrare Patuanelli, è entrato anche Duva, non ancora Luigi Di Maio, almeno io non l'ho visto. Diciamo, il vertice continua a cena a quanto pare. Vi posso dire che però con il Partito Democratico è previsto un nuovo incontro a livello di capigruppo domani mattina alle 8:30, questo, diciamo, lo dico anche per la produzione, bisogna essere pronti con le truppe già. Non allargarti perché, troppo. Si impone il timing delle consultazioni. Ora infilati nel carrello e D7 e cerca di origliare che cosa dico. Qua comunque. Pubblicità. Allora, abbiamo la pubblicità, questo è uno dei motivi per amare Telese, il carrello dei dessert. E dove doveva pubblicità stare? Pubblicità, no, è geniale. Quando io riconosco quando una all'anno è geniale. Vai.
Allora, retroscena di Speranza, e non so se si può riferire, beh no, bisogna dirle le cose, sì. su una certa soddisfazione di alcuni colleghi che lui ha captato in Forza Italia per la nascita di questo governo. No, c'è una parte di Forza Italia che non vuol stare sotto Salvini, mi pare un dato di fatto, lo diceva prima il direttore Cerasa, cioè se la linea è ora tutti contro il mondo, andiamo in piazza, eversione, la destra macista, la destra di Le Pen, io credo che un pezzo di mondo moderato di Forza Italia ha una difficoltà, e l'idea che non finiscono, diciamo, totalmente nelle mani di Salvini e della sua forza viene vista comunque come un fatto abbastanza positivo. È il momento di Maroni, eh? Io ve lo dico, perché questo argomento ci riporta dritti dritti a Roberto Maroni, che è uomo leghista, uomo moderato, però tra i fondatori della Lega, sì, ma adesso non faccia così, lei è riconosciuto come un uomo moderato, tant'è che anche prima ha detto ma la piazza, sì, ci sono andato, però magari forse ora... Devo dire che, lo dico con dispiacere, questa sera, dopo averli sentiti, sono più d'accordo col direttore Senaldi che col mio direttore Cerasa. Però c'è Giorgetti? Sono già l'opposizione. Allora, lei, Giorgetti con scusa Maroni, ma abbiamo Giorgetti in diretta, facciamo questa, così intanto vi salutate. Giorgetti, intanto buonasera, abbiamo tolto la parola a Maroni per darla a Giorgetti, non vorremmo creare, caro Giorgetti, dei dissidi all'interno della Lega. Ma ho diritto, perché gioco fuori casa qui, quindi non sono in studio, diritto io. Ecco, iniziamo subito a chiarire questa cosa. C'è una fraterna amicizia fra lei e Maroni, Giorgetti? Beh, anche in queste ore difficili? Sempre stato. Non ho capito la domanda. C'è una fraterna amicizia fra lei e Maroni, una solidarietà politica in queste ore difficili? Diciamo, togliamo fraterna, lasciamo amicizia, perché in politica non c'è mai la fraternità, come dimostrano gli accadimenti di queste ore. Allora, io per Giorgetti ho invece proprio una domanda diretta su domani. Allora, domani ci sarà la salita al Quirinale, verosimilmente alle 19, alle 18 andrà la Lega, alle 19 il Movimento 5 Stelle, alle 20 verosimilmente il Capo dello Stato darà l'incarico a Conte. Le chiedo, incarico legittimo, dovrà trovarsi una maggioranza in Parlamento e quant'altro, l'idea di chiamare la piazza rimane sempre valida, Giorgetti? Di andare in piazza? No, ma noi Salvini non ha mai detto di chiamare la piazza. Certamente se uno va in piazza sente cosa pensa la gente, e non mi sembra che la gente sia molto d'accordo con l'esito di questo accordo di palazzo. Dopodiché noi non invocheremo la piazza, aspetteremo con pazienza tutte le occasioni elettorali in cui il popolo potrà pronunciarsi, e siamo convinti che dalle elezioni regionali in avanti il popolo sommergerà questo governo sotto una valanga di voti a favore della Lega di un'altra alternativa. Lei pensa che... ha detto questa è la morte del Movimento 5 Stelle e del PD, questo è solo un investimento per la Lega? Ma certo, in termini di investimento di consenso è sicuro, ho detto che muoiono PD e 5 Stelle perché secondo me nasce il governo Conte, che sarà molto governo Conte, e l'annullamento dell'identità del Movimento 5 Stelle nella sua dimensione genetica, diciamo così, e del PD, che onestamente mi sembra si è trasformato in un potere di nomenclatura senza radicamento popolare, il cui unico scopo è di stare al governo a qualsiasi costo, anche quando perde le elezioni come l'anno scorso. Giorgetti, e quindi senza Conte non sarebbe mai nato questo governo. Giorgetti, un'altra domanda. Lei ha accennato alle elezioni regionali come primo test. Se riusciste a conquistare una delle ex regioni rosse, poniamo l'Emilia-Romagna, ci sarebbero secondo voi delle ripercussioni necessarie sul governo? Cioè, se vincete l'Emilia-Romagna considerereste uno sfiduciamento della maggioranza? Ma assolutamente no. Questo governo è già sfiduciato dagli elettori, dalle elezioni da un anno e mezzo a questa parte. Il problema per Salvini è che ha vinto troppo le elezioni europee e quindi gli fanno un governo esattamente contro perché ha vinto troppo.
Quindi questo governo sopravvive perché ha una maggioranza di parlamentari che vuole continuare a stare in Parlamento. Quindi che noi vinciamo le elezioni in Emilia, in Umbria, in Veneto, e nelle Marche, dove volete voi, non cambierà assolutamente niente. Anzi, convincerà questo Parlamento a perpetuare a perpetuarsi per non andare a avere un confronto che lo metterebbe evidentemente sotto. Voglio andare sui suoi temi ancora molto rapidamente, quelli economici, perché Salvini qualche giorno fa ha detto: ho già pronta una manovra da 50 miliardi. Allora la domanda che le faccio è: ma ne avevate parlato con il ministro Tria di questa vostra manovra che Salvini dice di avere proprio già pronta? E immagino che lei abbia contribuito a scriverla. Allora, con il ministro Tria sa perfettamente, è un discorso che abbiamo fatto anche nella precedente legge di bilancio, di quella che era la proposta, diciamo così, non convenzionale, o meglio, di non preciso rispetto dei parametri che ci vengono in qualche modo proposti dall'Europa per promuovere la crescita e lo sviluppo. E quindi credo che Tria fosse consapevole soprattutto della necessità che Salvini ha ripetuto sempre di mantenere la promessa elettorale della flat tax. Dopodiché mi sembra di capire che in questo momento gli endorsement che arrivano da tutte le cancellerie europee su Conte saranno tali che la manovra economica sarà una manovra economica che andrà nelle intenzioni dei desiderati di Bruxelles. Beh, l'endorsement forse è quello di Trump, però Giorgetti, una cosa che mi colpisce nella sua ricostruzione perfetta... se non vi siete accorti, sì? Beh, non mi sembra solo di Trump, onestamente. Però è il vostro alleato. Mi sembra che ha... cioè, sì, no. Quindi uomo dei poteri forti, vuole dire. Da tutte le cancellerie. Vuole dire che Conte è un uomo dei poteri forti. Non so, se... No, dico che in questo momento Conte è funzionale a mettere in piedi un governo per fermare Salvini, lo ribadisco, senza la figura di Conte intonsa e immacolata 5 Stelle e PD non sarebbero mai stati in grado di mettere in piedi un governo, e io penso che Conte in qualche modo la sua impronta al governo anche sui nomi dei ministri la metterà. L'ultima cosa, Giorgetti, lei dice grazie a Conte, ma in realtà grazie alla Lega, cioè i 5 Stelle sono rimasti leali fino all'ultimo, il governo è caduto perché voi avete tolto la fiducia o no? E questo è che non funziona nel racconto. No, non è... Non credo, no, beh, questo è il racconto. A me sembra di poter dire che tra una settimana, quando tutto sarà finito, gli italiani capiranno esattamente come sono andate le cose e si daranno una spiegazione. Ma cioè, come sono andate? Cosa ha fatto cadere il governo? Girando... Perché avete tolto la fiducia? Bah, io direi che dal momento in cui il Movimento 5 Stelle in Europa ha dato i voti decisivi per perpetuare un modo di governare l'Europa, da quel momento mi sembra chiaro che il Movimento 5 Stelle si è messo in una linea un po' diversa rispetto a quella originaria per cui è nato e probabilmente per cui ha preso tanti voti l'anno scorso. Grazie molte, Giorgetti, grazie ovviamente al nostro Bonistalli, grazie, buon lavoro. A Maroni. Torniamo a Maroni con una domanda però molto precisa, perché in questi giorni si è scritto e si è detto la Lega ha voluto staccare la spina perché? Perché c'era una manovra economica da 50 miliardi appunto, ma che avrebbe sforato i parametri previsti e che né Tria né l'Europa avrebbero accettato, e quindi questo avrebbe messo in difficoltà Salvini, che ha promesso la flat tax. È una buona ragione per far cadere anzitempo il governo? No, credo assolutamente di no. Salvini è un uomo coraggioso, l'ha dimostrato in tante occasioni, poteva benissimo fronteggiare questo rischio, ha detto che aveva già pronto la manovra e quindi non vedo onestamente questo problema. I problemi sono quelli che ha detto Giorgetti, cioè è venuto meno il rapporto di fiducia dopo le elezioni europee, dopo quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto in Europa, dopo il no continuo sull'autonomia differenziata, dopo il no sulla TAV, e Salvini ha pensato... facciamo ricorso al popolo sovrano, alla democrazia, con nuove elezioni, e mi sembra la strada maestra, la via maestra, perché no? Anzi, quando viene meno una maggioranza, quando viene meno un governo, è giusto ridare la parola al popolo sovrano. Questo ha pensato, purtroppo poi
a Roma funziona così, io lo so bene, avendo vissuto tanto tempo a Roma, le manovre, le contromanovre, si dice una cosa, se ne fa un'altra, perché prevalgono altri interessi. E gli interessi sono quelli, prima di tutto, dei parlamentari e dei senatori che non possono andare a casa perché se no non ritornano in Parlamento, sono quelli dei partiti che hanno deciso di lanciare l'operazione anti-Salvini, come dicevo prima, no? Che andrà a finire male, come è andata a finire male quella dell'anti-berlusconismo, e che daranno vita a questo governo. Dopodiché io non sono così, sono un po' preoccupato, devo dire, non sono così fiducioso come l'amico, il fraterno amico Giorgetti, io lo posso dire. Perché poi certo è vero, nel 2000 mi pare D'Alema era Presidente del Consiglio e si dimise dopo le elezioni regionali che perse. Esatto. Ecco, io non credo, è cambiato il mondo da allora. Esatto. Se anche dovessero andare male le elezioni regionali, quindi se il popolo dovesse esprimersi molto nettamente contro il governo e a favore della Lega, cosa che io mi auguro, non credo che il governo, anzi il rischio è che poi si rafforzi e duri fino al 2023. Dopodiché ci saranno le elezioni, ma da qui ad allora ne vedremo delle belle o delle brutte, dipende dai punti di vista. Speranza, un flash, e poi vorrei far vedere la vignetta che ha fatto ridere la nostra splendida Giuliana, regista, per tutto il pomeriggio sulle difficoltà di Mattarella. Come è noto, io credo in questa possibilità di dialogo tra 5 Stelle e centrosinistra, ci credo sul piano nazionale, e però vorrei fare persino un passetto in più. Io credo che se nelle prossime ore questo governo partirà, bisognerebbe provare anche a capire se sul piano territoriale si può fare qualche esperimento, perché a me sembra che sul territorio questo sia in Emilia Romagna, questo sia ancora più difficile pensare a scadenze immediate. Ma le garantisco che in tantissimi comuni le battaglie sull'acqua pubblica sono state fatte insieme, le battaglie per l'energia rinnovabile sono state fatte insieme, le battaglie per la partecipazione dal basso, per la trasparenza, sono state fatte insieme. Io insisto, per me questo dialogo è possibile, non ce la fai probabilmente in poche ore a dire ok, ma va insieme. Ma pare che sia uno dei punti dell'accordo invece, in Emilia Romagna si fa resistenza in Umbria, io penso, e un accordo di qualche tipo in Emilia Questo Romagna. Lo vedremo, ma penso che quello che non è riuscito a Lega e 5 Stelle, cioè far ricadere sui territori una relazione politica, noi dobbiamo provarlo a fare, perché c'è un terreno condiviso possibile. Senaldi! Oh! C'è? Sì. Ci sente? Ma sì, sono qui. Come ti è sembrato anche il moderato Giorgetti, per quello che, siccome anche tu lo conosci molto bene, sembrava inizialmente scettico. Euforico, però. No, ma inizialmente, settimane passate, sembrava scettico rispetto alla mossa di Salvini. Ora mi pare una Lega assolutamente compatta, questo lo possiamo dire tranquillamente. No, la Lega si è riallineata sulle file dell'opposizione, perché sicuramente andrà così. Io posso dire anche che si è riallineata con il sentimento degli elettori leghisti e dei simpatizzanti, perché senza dubbio dal punto di vista del potere e della logica del potere Salvini può aver fatto un errore a staccare. Ma dal punto di vista della credibilità politica è stata una scelta identitaria, cioè con i 5 Stelle ha fatto un tratto di percorso, ma non c'era più niente in comune, semmai c'è stato qualcosa. Quindi Salvini riprende la propria identità, che è un'identità di centrodestra, si rimette in linea con il proprio elettorato, che non è un elettorato grillino, e con i suoi cosiddetti stakeholders, che sono le imprese del Nord. E quindi io, contrariamente a quanto ha detto Speranza, non sono affatto, diciamo così, nervoso. Posso essere dispiaciuto che la Lega non sia più al governo, perché visto il panorama mi sembrava il partito più attrezzato Senaldi, a governare. C'è una Ma notizia dell'ultimo sono minuto? Molto sollevato che non sia più con i grillini. Sono molto sollevato che non sia più con i grillini e che i grillini tornino a sinistra da dove sono venuti. E alla fine spero anche che il PD li fagociti. Però scusami, anche se, francamente, è uscita poco fa, mi sembra che tutta questa operazione sia di Renzi e non di Speranza. È questo che io dico, l'operazione è di Renzi e non di Speranza. Siccome Speranza vi abbiamo detto la linea politica, voto sulla piattaforma Rousseau, allora, la notizia è che c'è il sospirato e atteso voto sulla piattaforma Rousseau. Ne vedremo ancora la proposta di governo. Chissà sarà come finirà su Rousseau. Che è?
Tutti si chiedono come finirà, no, Davide. Come finirà il voto? Non possiamo spiegare. Possiamo fare una scommessa. Secondo me vincono i sì al governo. Sì, però attenzione, Di Maio, solo se ok iscritti Movimento 5 Stelle supporterà il governo. Solo se il voto sarà positivo, la proposta di progetto di governo sarà supportata dal Movimento 5 però Stelle. Però qua c'è un cortocircuito istituzionale incredibile. Ecco. 80% positivo. No, ma aspetta, che Celasa chiude con la questione politica prima del Quirinale. Cortocircuito istituzionale forse senza precedenti, perché nel momento in cui ci sono due partiti che si stanno mettendo d'accordo, due partiti eletti, i cui parlamentari sono stati eletti dal popolo e che rappresentano la nazione senza vincolo di mandato, che oggi si mettono d'accordo, domani probabilmente ci sarà un incarico Presidente del Consiglio, dobbiamo aspettare il voto di una piattaforma digitale di proprietà di una SRL privata. No, la questione è questa, certo, quando ci sarà il voto? Non aspetterà. Le domande con cui ci lasciamo non stasera aspetterà. Sono quando sarà la votazione, e non penso che il Presidente Mattarella però aspetterà il voto su Rousseau, non lo so, però questo è l'interrogativo. Allora vediamolo Mattarella, Giuliana, chiudiamo con Mattarella al Quirinale, i meme sono ormai un'espressione della cultura popolare che fugge disperato. Allora, con questa immagine non confortante, salutiamo invece il Presidente che domani farà il suo dovere, come sempre sappiamo. Ci vediamo domani, ci sarà anche Parenzo con noi. Sì, credo di sì. Grazie, buonasera. Credo proprio di sì. Vai.